E siamo in live, boys, anche quest'oggi. Buonasera a tutti e benvenuti in questo giro di giostra. Allora, ciao signori! Oh, che bello. Ed eccoci qua, buonasera a tutti. Allora, ciao ragazzi, bella ragazzi. Ciao Kaiden, bella Dredd, da posto ragazzi, come state, cavolo? E anche quest'oggi siamo qua presenti in live per farci le nostre belle chiacchieratine. Allora, come state? Ciao Marte, ciao Daniel Barbato e benvenuti a tutti. Insomma, volevo chiedervi come steste. È un po' troppo musica all'alta, è un po' troppo musica all'alta, scusatemi, troppo musica all'alta. Ciao Dredd, Kaiden, non so come chiamarmi, ciao anche a te, buonasera, me lo pizzicate un like, me lo spiazzettate un bel like lì nel vacca Mauro. Io domani... Come vai a scuola domani? Schizzo scuro, cosa stai dicendo? Ciao Loren Goranski, Leon Goranski, buonasera. Davide Mattioli, Davide Rossi, finita la scuola, già, concordo. Ciao Thomas Good, da posto. Me lo piazzi un bel like, ragazzi. Leonardo Folcarelli, buonasera, bel cognome. Claudio Mancia, solito, classico, grandissimo Claudio. Sono io, oh, ma che bello avervi in live, ragazzi. Quest'oggi è finita la scuola, cioè in realtà è finita da me venerdì. Ma chi è che va ancora a scuola? Perché non è che si può andare a scuola al 7, no? Noi abbiamo già finito già da venerdì. Comunque, è una vita di merda, effettivamente. Bella frase di nuovo io. Ciao, Marchegiani, Pierpaolo Marchegiani, mi ricordo di te. Ma che se vuoi che non mi ricordi di te, Pierpaolo Marchegiani. Scusami, carissimo. Allora, ciao Petro, 25, cosa vuol dire 25? Faccio tra 20 giorni, precisamente facciamo un anno insieme. Grande, Alec! Allora, tra 20 giorni farò una live dove, diciamo, inaugureremo questo evento fantastico. No, ma per me, ragazzi, è importante venire in live, Anche se effettivamente devo ammettere una cosa adesso. Stasse non era state... Steste? Ah... Non era state stesa. What? Non ho capito. Marte, anche da te. Come stai, Marte? Non ci vediamo da un botto. Ciao, Marte. Marte, come state, ragazzi? Me lo piazzate un bel like nel deretà. No, scherzo. Ciao, Marco il Pro. Buonasera. Chi è IdenBG? Chi è che è nuovo della chat? Se c'è qualcuno di nuovo, va, presentatevi, che sono felice. Grazie, Leon Goranski. È la prima volta che sei qua. Grazie, devi essere nuovo. Buonasera, grazie mille. Comunque, ragazzi, vedete, io appena arrivo a questa barra piena mi prendo la patente. Cioè, nel senso, vado a iniziare i corsi per studiare e poi prendermela. Ma dopo, con la patente, sapete che potremo portare grandissimi contenuti. Ciao, Sara02. Uella! Grazie, About King, per l'iscrizione. Benvenuti. Ma come mai oggi c'è nuova gente? È finita per me. Oh, bene. A me non è... Come non è finita? Com'è possibile che non sia finita per... Ah, sei su YouTube, About King. Grazie. Ti va di su YouTube, About King, che ti voglio bene se vieni su YouTube. Grazie, caro. Punto esclamativo YouTube per venire. Così ti cago meglio, ti calcolo meglio. Grazie, Daniel Barbato, anche a te. Ti sei iscritto da dove? Da YouTube o da Twitch? Da YouTube o da Twitch, Daniel Barbato? Comunque... Quest'oggi voglio fare una live molto, molto tranquilla, no? Insieme a voi, così in tranquillità. Poi magari riuscite con calma a farmi recuperare un po' il brutto umore che ho quest'oggi. Cioè, non è che è proprio brutto, però è un po', come dire, ecco, un pochino fiacco. Francio, il 9 che giorno è? Il 9 è il tuo compleanno? O sbaglio? È il tuo compleanno? O erro? Sta canzone è troppo bella, sai perché? Perché è triste. È troppo bella, è troppo triste sta canzone, è bellissima, mi piace un sacco. Mancio, sai che... Merda, sto per vomitare. Grazie per l'iscrizione, Leonardo Folcarelli, grazie caro, troppo gentile. Mancio, fai caso che io ci vado fino a giovedì... Come il 10, ragazzi? Come fate ad andarci fino al 10, fino all'8? Perché? Non ho capito, cioè, non si finiva tutti insieme, come tutti gli anni. Ah, qualcuno può mettere like, tipo, non so, arriviamo a 50? 50 like subito istantaneo. Allora, finisco là, quella lì è una scuola. Ma, finisco 11 la scuola. Va bene, non è male finire l'11. No, perché finite l'11? Non ho ben capito. Sarebbe meglio finirla ieri l'altro, come me, o oggi. Ecco, domandina, ragazzi. Oh, che bello avervi qua. Siete in tanti quest'oggi, mi fa piacere. Grazie, porca puttana. Com'è possibile che tu sia... Cosa? Perché non sei iscritto, Peppe? Peppe, che cazzo dici, Peppe? C'hai pure il CD?
sono amico di Francio, ma dove sta Francio? Non ho capito. The King, cosa stai a insinuare? Cosa insinui? Cosa vuol dire? Non ho ben capito. Sono amico di Francio. Sono io Francio. Che cosa vuol dire sono amico di Francio? Io la fisico da 3 settimane. Non scherzo. Petro, ma avete dei motivi perché la finite così tardi? Oppure no? Ciao Fabiana Carenzo, grazie Fabiana. Ciao Fabiana, buonasera. Io ho visto che tipo 10 minuti prima della live che la iniziassi, ti sei iscritta, quindi non ti sei iscritto quando eri in live, ma grazie comunque, ti ringrazio. E secondo me Fabiana Carenzo sei pure un ragazzo, non è vero? Buonasera, grazie per l'iscrizione The King, di nuovo, ma non si era già iscritto The King? No, About King. Ah, ma sei quello di Twitch che sei venuto su YouTube. Grazie, caro, se sei tu. Grazie mille, grazie mille. Non ci sono motivi. Che cazzata è? Scusami, non ci sono motivi. Allora, ragazzi, siete... Oggi siamo caldi, nel senso... C'è un caldo della Madonna del Dio, insomma... Allora, siamo passati da... vi piace questa canzoncina leggiata nel sottofondo? O non vi aggrada? Aspetta che alzo un pochino la webcam. Comunque, siamo passati da... Il 5 al 4 che faceva prettamente freschino, era freschino. L'ultimo giorno di scuola venerdì, da giovedì a venerdì siamo passati da un fresco a un caldo boia. Ma c'era un caldo che non avete idea, ma com'è possibile che in un giorno ci sia questo sbalzo di temperatura assurdo? Io mi ricordo che gli anni scorsi, ok? Ditemi se mi sbaglio, se anche voi, gli anni scorsi il caldo è iniziato molto prima, tipo 2 anni fa, mi ricordo che il caldo c'era ad aprile. Cioè io mi ricordo che al mio compleanno andavo fuori già in pantaloni corti, per dire. Quest'anno i pantaloni corti li ho portati 3 volte a scuola, giuro, li ho portati 3 volte. 3 volte in croce li ho portati, che sono stati proprio gli ultimi 3 giorni di scuola. Magari finiva domani, no, magari finisse domani, non finiva. Ehi, ascolta i verbi, porca troia. Quella MD Matt Bomber, grazie per l'iscrizione, carissimo, come stai? Gli Ozzi, c'è gli Ozzi qua, come sta gli Ozzi? Buonasera a te gli Ozzi. Non si sente? Cosa stai dicendo? È impossibile che non si senta. La musica c'è in sottofondo, come fai a dire che non si sente la musica? Cosa stai dicendo? Ti do picchiare. Ring! Svegli, non si sente, che cazzo dici? Io ho il Covid. No, Forcarelli, davvero? Ma hai dei sintomi anche? Oppure hai solo il Covid e basta? Io ho finito mercoledì scorso. Comunque, ciao. Non ti vedo. Bella, Kea, non ti vedo da tempo. Sembra che i tuoi capelli sono diventati un po' un cespuglio. Sì, adesso rimedierò. Andrò anche a tagliarmi prima o poi. Franci, ti guarda mentre. Grande! Mi guardi mentre mangi, Alec. Questa sì che è una grandissima notizia. MD, tu hai fatto video con i Pillars V, esatto, sono proprio io. Io in persona, carissimo, sono esattamente io. E, ragazzi, per quelli che mi seguono, grazie ai Pillars V. Ciao, Kitsune! Caponubbe? Bella, Caponubbe! Come stai, Caponubbe? Bella, anche da te non ti si vede da un bel po'. Sera, ho visto un video su... No, sera, ti ho visto su un video di Pillars V. Pietro Manucci, benvenuto nel mio canale. Sì, Pietro, c'hai proprio ragione. Ero io, cazzo, ero proprio io. Sì. E a proposito dei Pillars V, Alec, tu usi la carta trappola con me. Tu utilizzi sempre sto mangiando e ti... Insomma, mi fai il lecchino un po', mi fai un po' da lecchino. Asintomatico. Ah, ok, grande Leonardo, ma quanti anni hai te? Ragazzi, sparatemi una cosa, sparatemi i vostri nomi, non i vostri nomi, la vostra età in chat. Voglio che tutti voi che siete qui mi scriviate quanti anni avete, ok? Voglio leggere i numeri. Allora, 12 anni Leonardo Forcarelli, ok. Io finisco il 10, ma perché è finito così tardi? Non mi capacito di questa cosa. Fabiana Carenzi, io devo andare, ciao. Ciao Fabiana, grazie mille per essere stata, troppo gentile. Caponubbe, 20 anni ci chiedo poco, Caponubbe. Fabiana Carenza, 9 anni, sei piccola o piccolo? Bazzuppal, 9 anni, grande, anche te, sei piccolino. Pierpaolo Marchegiani, 12 anni, c'hai un anno in più di mio fratello. Kaiden BG, 18, davvero 18? 18 anni, Sara 02, 12. Come mai il 02? Cioè, da dove è nato il 02? Petro 13, quindi... Palazzo! Palazzi, porco cane, ti ho letto solo ora, sei entrato... Non mi dire che hai scritto scusa per il ritardo. Hai scritto ancora scusa per il ritardino. Il ritardino mentale.
Vabbè, sto giro 10 minuti. A sto giro hai fatto più ritardo dell'altra volta. Ah, non è un ritardo, però, sono 10 minuti. Se tu puoi entrare anche dopo un quarto d'ora per dirti, l'importante è che vieni. Comunque sei il moderatore, anche se non è troppa la gente. Comunque spero che ti faccia piacere essere qua con noi, no? Allora, vediamo un po' se c'è qualcun altro. Ui, Francesca Zito, ma come stai? Anche te non ti vedo da un botto. Come stai? A posto? È iniziata la scuola per te o vai ancora a scuola? Non ho capito perché c'è gente che va a scuola fino al 20, fino. Boh, non lo so. Ma avete l'esame, ragazzi? Qualcuno ha l'esame? Perché se qualcuno avesse. Se qualcuno avesse l'esame. Affanculo. Se qualcuno avesse l'esame, allora a sto punto sarebbe. Vabbè, ci sta, perché con l'esame non è che proprio vai a scuola, ma c'hai ancora un po' da studiare, insomma, le cose lì, e tac tac, Baghdad, insomma, no? Ciao Fabiana Carenzo, buonanotte, buona serata, non so dove vai, ma buonanotte. Ah, buonasera, siamo rimasti in 11. Cavolo, peccato, eravamo in 22 fino all'inizio live. Ragazzi, io non so come fare. Io non so come fare a mantenere la vostra attenzione su di me. Vabbè, quest'oggi non sono, diciamo, dell'umore adatto, ma volevo appunto venire live per, diciamo, pensare a cose meno negative di quello che penso al di fuori delle live. Quindi speriamo che, spero piuttosto che, stando in live con voi, mi torni un po' il buon umore. Tu hai fatto Braccio di Ferro? Sì, Matte Bomber, esatto. Quanti anni hai, te, Matte Bomber? Io finisco il 10.02 perché mi porta fortuna in un videogioco. Davvero, in un videogioco. Non ho, in compenso domani ho la guida per la patente. Anche, insomma, io devo farlo anch'io. Cioè, Fragio, ma tu stai già studiando, te, zitto, per la patente? Zitto, vabbè, Francesca ti chiamo, zitto, cos'è? Stai già studiando per la patente, te? Cioè, hai la guida o hai proprio teorico? Ah, buonasera, cavolo, ragazzi. Ciao, Fragio, come stai? Ciao, Mr. Real, benvenuto anche a te. Oh, ciao, Stefan Robby. Ciao, piacere, sono nuovo del gruppo. Buonasera, Stefan Robby, su Twitch. Come stai? Tutto bene? C'è qualcuno su Twitch? Oppure ci sta solo Stefan Robby? C'è solo Stefan Robby, grande Stefan Robby. Eccomi, ciao Luca. Bella, Kitsune. Kitsune. Chi sei, Kitsune? Rinfrescami la memoria. Allora, spero che comunque vada bene il mio wifi, ok? Perché quest'oggi, a parte, vabbè, stare in live un'oretta con voi, volevo in realtà fare due chiacchiere, ma sperando anche che non vada giù wifi, perché in questi ultimi giorni fa un po' cagare. Domani devo rifare il tampone. Davvero? Ma quanti devi fare? Aspetta, ma qualcuno ha. Ecco qua la domanda che volevo farvi. Qualcuno ha già prenotato il vaccino anti-Covid? O qualcuno. Ma già fatto, la vedo dura, però qualcuno l'ha prenotato? La scorsa live l'ho vista, ma non potevo scrivere. Ah, vai tranquillo. Vai tranquillo. C'è il bot? Scusami, mi fa qualcuno un test il test del bot? Qualcuno mi fa il test del bot? No, funziona il bot, funziona. Allora, voglio che scriviate tutti in chat punto esclamativo ore. Punto esclamativo attaccato ore, perché voglio vedere se quante ore avete voi singolarmente. Io resto comunque anche se no fai niente. Cioè 9-10, cos'è il 9-10? Posso tornare, reporter? Caponubes, non lo so, sinceramente. Non lo so, teorico l'ho fatto a fine maggio. Minchia. Ma quanti. Tu hai già 18 anni, quindi, Francesca. Io li ho fatti da un mesetto, non da troppo. Aurora Morsini, buonasera anche a te. Da quant'è che non ci vediamo, Aurora? Anche te vieni poco ultimamente. Come stai, Aurorina? T'a posto? Allora, t'a posto? Hai fatto risparmiare soldi ai pirla su. No! Sì, concordo. Concordo e approvo se possibile sempre. Comunque, ogni tanto, se capiti, pirla su, vengono anche a farci un saluto qua in live. Quindi, meglio di così non può andare. Io avevo 60 ore. E sì, e dove sono finite le tue 60? Ah, ne 60, sì. Ah, ne 65, infatti. Ah, lei ancora. Mi stavi trollando? Tu mi stavi trollando. Allora, quest'oggi. Vaffanculo, sto. Madonna, bestia. Allora, vediamo un po'. Kitsune 65 ore, niente male. Kitsune, ma che cavolo sei? Non mi ricordo, hai cambiato nome, non mi ricordo. Ah, sei Dark Drift. Sei Dark Drift? Ma io che cazzo ne sapevo che fossi Dark Drift? Ciao, Dark Drift! Dark Drift! Aspetta, fammici pensare. Dark Drift, sei. Dark Drift. Mi ricordo Dark Drift, non mi ricordo solo se. Mi sto confondendo con un altro che si chiama simile. Ma tu eri nel gruppo comunque di Andrea Void e quelli lì. Sei tu, no? Dark Drift. Mi ricordo. No, non mi ricordo. Ok, mi ricordo.
Eri tu, eri tu, eri tu. No, cazzo, ma dove sei finito? Anche te. Non ti vedevo da un casino. Erba. Posso fare fine settembre, dato che ho avuto il Covid a marzo. Ah, l'hai avuto? No, io non l'ho mai avuto, ragazzi. Però ho rischiato perché mio padre ce l'aveva. Ah, io l'ho già prenotato. Anch'io, ragazzi. Anch'io, anch'io. Credo. Non lo so. Io devo fare il vaccino. Grande Aurora, grande Aurorina, grande Aurorina. Allora, a posto. Allora, a posto. Mi stai? Francio, comunque sono. Ah, sì. Maronna, Maronna. Allora, ragazzi, buonasera a tutti. Siamo in 18. Bene, grazie. Mettiamo un bel likeino che così si arriva a 50 like. 50 subito attaccati in pestai. O mi saluti o mi disiscrivo. Come ti disiscrivi, Venox? Ciao, Venox. Venoxigl 46, Venoxigl 46. Ti avrei salutato comunque anche senza la tua disiscrizione, senza la tua minaccia di morte. Ciao Ait, Ait, basta che mi saluti, ti saluto anch'io, ciao Ait 3000, ma ti saluto ogni volta, tutte le volte, domani sono in DAD, dopo 3 settimane godo. Palazzi, anche te vai a scuola, Palazzi, ma come vai ancora a scuola? Io non lo so, Palazzi 182 ore, Palazzi fammi una classifichina, voglio, oh, grande Aurora, comunque 50 ore, Aurora, niente male, voglio vedere la classifichina tra te e il Marchito, quanto divario di differenza c'è. Ciao caro, ciao Venox, io leggo fine scuola, come fin... Non ho scritto fine scuola, ho scritto è finita la scuola. Cosa ho sbagliato nello scrivere? Non ho capito. Leggi messaggi un po' arretrati, un po' arretrati, perché? Che devo leggere? Messaggi arretrati? O mi stai prendendo per il culo perché li leggo arretrati? Io vado ancora a scuola, anche te, io voglio una caramella ragazzi, voglio una caramella, ti prego datemi una caramella. Ce l'ho una caramella, aspetta. Anche a parlare mi viene male, mi viene il seccore di gola. Porca puttana. Io vado ancora a scuola. Io non vado a scuola, ma finisco 9. Ah, 9. Niente male. Allora, me l'ho piazzato. Un bel like, ragazzi. Quest'oggi. Ui, 19 spettatori. Buonasera a tutti, ragazzi. Come state? Come state? Fatemi un po' di compagnia quest'oggi, che sono un po' depresso. Ma tu sei quello dei video di PSV, Francesca Cecere! Cecere, giusto? Cecere, buonasera! Sì, è certo che sono io! Come stai? Benvenuta, Francesca! Oh, sapete? Oh, ragazzi, faccio vedere una robina. Aspetta, aspetta, aspetta. Allora. Siete pronti? Guardate un po' cosa vi faccio vedere. Aspetta, ti sta la pubblicità. Buonasera, ragazzi, buonasera a tutti. Mi dai 10 euro? Perché? O non rompe il cazzo. C'è ancora Ilardo in mezzo. E Ilardo dov'è? Dov'è Ilardo? Non lo vedo più neanche lui. Ma tu sei quello dei Pinasu. Sì, Francesca, sono io. Vi stavo dicendo. Questa musica truzza. A proposito dei Pirlasu, vi volevo dire che il 15 di giugno. Il 15 di giugno uscirà un altro video sul braccio di ferro con i Pirlasu. Ok, però questo giro ci sarà un piccolo miglioramento e solo voi che siete qua saprete qual è, ovvero il mio tavolino da braccio di ferro. Ho portato il tavolino in centro ai Giardini Margherita, dove c'era tanta gente, un ammasso di Covid enorme, e abbiamo fatto braccio di ferro con i Pirlasu e due video, uno per il mio canale e uno per il loro canale. Quindi questo giro speriamo che andrà molto bene. Ma che è sta musica? No, no, troppo truzza, troppo truzza. No, no. Va bene. 20 spettatori, boys! Ci siamo tornati, si sgrizza. Si sente? Oh! Si sente la musica? Oppure un si sente? No, direi che si sente. No, no, si sente, si sente. Buonasera. Se sta arrivando l'estate, ciò vuol dire che non farò niente, guarderò solo le tue. Davvero, grazie. Troppo gentile, Aurora. Ragazzi, io quest'estate ho in mente, ho in idea, in programmazione di fare anche delle live. Grazie per l'iscrizione, Giullaro, per l'iscrizione su Twitch. Se ti va, vieni su YouTube. Sono su YouTube. Ilardo è sparito. Ah, Ilardo è sparito. Vorrei fare delle live IRL. Non so se qualcuno le conosce, le live IRL. Però, secondo me ci starebbe molto fare delle live IRL. Qualcuno sa cosa significa? Dark Drift, come posso scordarmi di On Your Sweet Soul? On Your Sweet Soul. Sì, è quella, mi ricordo perfettamente, di Andy Timmons.
Black Jackino, Nasty on Mobile. Buonasera. Perché mi chiedi Black Jackino? Chi sei, Nasty? Chi sei? Oggi stavo parlando con un mio amico portoghese. Mi ha chiesto, Luca, what's the meaning of porco... No! Davvero? Dovevi dirgli... It's like... a kind person. A kind person. Yes. Dici così. Lo sai perché si chiama tiramisù? Perché mi devi tirare su? Oh mio Dio. Merda, che fantastico. Grande, fra... Io mi consolo giocando alla play e mangiando. Beh, mangiando quello anch'io, dai. Mangiando anch'io, dai, ce la possiamo cavare. Fammi vedere. Marco Ronco ne ha 250 di ore. Ilardo, allora, Palazzi, devi superare Ilardo, Ti mancano esattamente 8 ore, 9 ore per superare Ilardo. Cioè, ormai ce la puoi fare, ok? Perché non... No, un po' meno, 8 ore, dai, ce la puoi fare, tranquillo. Ciao, Agnel. Sei sicuro di non aver sbagliato il tuo nome? Ti volevi chiamare Angel o Agnel? No, Agnel, forse. Ciao, come stai? Potrebbe andare meglio, però grazie per avermelo chiesto. Ciao, Natalino 21, benvenuto. Buongiornissimo e buonasera anche a te. Oggi sto parlando con un mio amico... Ah, questo l'ho letto. Ti metto like ai tuoi video adesso. Mi stai simpatico. Grazie, Francesca. E tu, sei una ragazza o sei un ragazzo, Francesca? Perché Black Jackino? Indovina, non lo so, Nasty, non so chi tu sia, effettivamente. Spero che tu non sia uno che mi conosce bene. Sei grande, fra, grazie per Paolo, anche te. David Cimador, benvenuto anche a te, Cimador. Fra, puoi aggiungere dei sound alert su YouTube tipo così? Guarda, allora, li avevo, però su YouTube non si può fare, cioè ce li avevo su Twitch. Cavolo, erano così carini, veramente, sarebbe stata una bella idea. Però su YouTube non credo si possano mettere. Ciao Medin, benvenuto anche a te. Viva il cibo sempre. Sono stupito. Da che cosa, Natalino? C'è Marchetti in live. Davvero c'è Marchetti in live? Voglio andare a fare un salutino. Andiamo a fare un salutino, Marchetti. Allora, andiamo a vedere se facciamo un salutino. Aspetta, Vediamo un po'. Sì, è vero, ci sta Marchetti. Però volevo far vedere una cosa. Daniel. Come Daniel? Ma che sei, il croupier? Sei il croupier Daniel? No, aspetta, è impossibile. Ma che stai di Daniel? Che cazzo è Daniel? No, Daniel era il mio croupier preferito. Era, prima che perdessi tutto. Ciao, sì, buonasera. Certo che lo so, grandissimo. No, don't say, it's a bad thing. It's an insult to go. No, perché gliel'hai detto... No, non dovevi dirglielo, dovevi dirgli che era una bella parola. Presa puleggia da... Simone Pizzo! Presa puleggia da muro da voi. Un saluto da provincia di Monza. Grande, grandissimo, Simone. Ah, mi fa piacere, Simone. Benvenuto in live, sei ancora qua? No, perché volevo chiederti... Intanto grazie mille per avermi scritto questa cosa, non me l'aspettavo. Chi è che si è scritto? Mattia Ferrara, grazie mille. Volevo chiederti, Simone Pizzo, l'hai scritto una recensione sul sito? No, perché ci fa piacere ovviamente, se scrivi anche una recensione, guarda, troppo gentile veramente. Luca, tu hai sprecato un'opportunità che non si ripresenterà, ovvero, ciao, Chris, buonasera. Oh, grande Simone, comunque, mi fa piacere questa tua notizia. Hai Fortnite? Sì, ma preferisco impiccarmi che giocarci. Povero Pedro. Il Pedro non torna di... Il Pedro. Dalla presenza di una persona così simpatica e carismatica. Ma... Mi pigli in giro. Ciao Francesca Cecere, buonasera anche a te. Sei serio, Natalino? Oppure mi prendi in giro? Grazie, Natalino, di nuovo. Non sto capendo. Grazie, grazie mille, troppo... Agnel. Sì, cosa vuol dire sì? Non sarai mica il croupier te, Nasty. Dai, che sarà il mio amico su WhatsApp ludopatico. Dai, sei... Non lo so. Che cazzo ti chiami? Nicolò? No, che cazzo dico? Mi ricordo che ti chiamavi Pinolo. Pinu. Pinnola. No, qual... Porco puttana, non mi ricordo. Mi chiamo Omar. Ciao Omar, buonasera. Mensur. Ti ho visto nei video di Pillars Wood. Ciao Sili, quindi sei nuovo anche te, benvenuto. Dicevo Luca Palazzi, non a te. Ah, ok, ho capito. Faccio, ma il merdino... aspetta, il merdino... Eccolo qua. Lo tiriamo fuori subito. Eccolo, signori, salutate il merdino, perché da un bel po' di tempo che non ci viene a farci un saluto. Quest'oggi è qua per noi.
No, non la prendo in giro, mi ispiri simpatia. Grazie, grazie. Ah, no, non mi dare mica del lei, perché sennò mi posso anche impicchiare immediatamente adesso. No, country anche no, però. Ok, dai, va bene. No, grazie comunque grazie per il complimento, mi fa piacere, non me lo dicono in tanti. Carismatico è una parola che utilizzano prettamente gli adulti, quindi non mi è stata quasi mai detta, appunto, anche per questo. Ciao, capo. Che cazzo ti scrivi adesso? Com'è possibile? Pinnola. Pinnola, fa l'appello, porca puttana. Pinnola. Ah, maremma pesta, Pinnola. Pinnola, fa l'appello, per cortesia. Pinnola. No, non ce l'avevo più, ragazzi. Pinnola, non ce l'avevo più. Dove cazzo è finito Pinnola? Pinnola. Ma capisci quando parlo? Ma capisci quello che dico? Pinnola. Ma normale dire una roba del genere? Mi sto ricordando tutte le lei su Outlast. Ah, belle, bei tempi, Outlast e tanta robina. Comunque credo che ritornerò attivo. Ma non devi mica farmi un favore, eh? Tu devi ritornare attivo se il che ti attiva piacere. Che se non ti fa piacere, guarda anche no. Comunque, no, a me fa piacere. Ok, scusa uomo, ma scusa di che? Ma sta, non si ricorda neanche il mio nome. Mi ricordo che sei un ludopatico che inizia con la P. Scusami. Blackjackino, possiamo farlo se mi dai i soldi te, perché non ecco, diciamo che no, non, ecco, non diciamo niente. Grazie comunque. Leonardo Folcarelli, sei migliore, troppo gentile, eh. Ecco, comunque, come fai ad essere così forte a braccio di ferro? Ma allora, Sili, a braccio di ferro non si scrive HA. HA è un verbo di possessione, di avere, capito? Cosa vuol dire così forte a braccio di ferro? Con la normale, no, ma io ti correggo perché così magari in futuro ti correggi più velocemente invece che, insomma, solo un non è un consiglio, ti sto semplicemente aiutando perché mi fa piacere fare una buona parte in questa community. Ho visto che solo con una mano hai sollevato un ragazzo, impazzisco. Ma che ma che vuol dire? Ma non è che sì, vabbè, non è che l'ho sollevato adesso. Si è sollevato lui, non è che l'ho sollevato. Pietro Easy Giulianotti. Ehi, buonasera a te, carissimo. Mi ricordo di te, mi ricordo. E sei il ragazzo del braccio di ferro, che gli piace il braccio di ferro, o sbaglio? Merda, ragazzi. Pinnola, fa la pelle per Kozka. Quanta roba ci hai messo lì? Oh, minchia. Aspetta, la mando su WhatsApp al mio amico, che così. Madonna, quante cazzo di roba ci hai messo? Come sta facendo? Non lo sto usando. Adesso sono un po' impegnato, non dico per altre cose, sono un po' depresso effettivamente. Non è che sono proprio depresso, sono un po'. Non lo so. Pinnola, fa la pelle per cortesia. C'ho parole. Non so, sono un po' demoralizzato in quest'ultimo periodo per varie cose un po' disparate, ecco, effettivamente. E sono impegnato invece in altre cose. Sotto il livello di lavoro, tipo devo fare dei video, però sto facendo altre cose, sono impegnato con altre sfide e altre cosine così. Però voglio riprendere, che effettivamente sono stato fermo 2 settimane, perché da quando sono andato là a fare il bacio di ferro in centro mi è venuto un male cancro a tutto il tendine qua, per 2 settimane quasi, quindi. Bastardo non si ricorda. Michele, ah, sei Michele. Michele, purtroppo non possiamo giocarci. Guarda, se ci avessi i soldi ci giocherei. Perché il timer è solo di mezz'ora? Come è solo di mezz'ora? Mezz'ora? Perché siamo in live da mezz'ora? Cazzo, c'è mezz'ora? Minchia? Davvero? Hai Rocket League? No. Sì, invece sì. Ciao, Dr. Dan. Buonasera, Dr. Dan. Ciao, virgola. È da un po' che guardo le tue live. Mi fa piacere. Grazie. Ma è la prima volta che scrivo in chat. Era arrivato il momento di fare. Oh, grandissimo. Beh, certo che, doctor. Che cazzo fai, doctor? Tu guardi una mia live e non mi scrivi? Non interagisci con me? Ma che sei impazzito? E perché non hai mai avuto o trovato il coraggio di commentare qua dentro? Comunque mi fa molto piacere questo tuo atto di coraggio e di progressione, lo apprezzo. Però visto che è ancora Andrea nel server, non lo so, io ho bannato un po' tutti quelli lì, perché insomma, mi avevano già un po' girato le palline. 3 minuti solo per scrivere una frase, mi andava fatto bene. Pinnola! Bartali, professor Bartali, fa l'appello. Bartali, professor Bartali, Bartali, bellissimo. Bartali, oh, ragazzi, avete presente, no? Chi è Bartali, no?
Hai perso. No! Non dirlo! Stai zitto, Nasty, non dire, non dire. Cancella tutto, cancella tutto. Nasty, non dire le troiate. Comunque non è un giorno, ma non dire quelle puttanate. Non in pubblico. Puoi scrivermelo in privato quanto vuoi, ma non qua in pubblico. Professor Bartali. Allora, qualcuno si ricorda chi è Bartali? Cioè, qualcuno ha mai saputo chi è Bartali? Ecco, perché se lo sapete, c'era un mio compagno che, di cui non faccio il nome, Giuseppe Loria. Scusate, non ho detto niente. Tanto non me lo starà guardando questa live. Nel caso mi stessi guardando, cioè nel senso, ti picchio. Cosa vuoi, ti picchio. Praticamente eravamo in video lezione. Lui era in video lezione, noi eravamo a scuola, perché noi siamo divisi in due, no? Metà classe fa a scuola, metà in video lezione. Lui nell'altro gruppo che sta, insomma, che si alterna, era lui a casa. E ha detto, stavo facendo una verifica e c'era una domanda su Bartali. Una domanda su Bartali. Bartali. E lui dice, scusi prof, non mi ricordo chi è Bartali. 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 Ma ti rendi conto, Bartali? Ma dopo che ce l'abbiamo, l'abbiamo anche studiato per dei mesi e lui dice Bartali, ma com'è messo? E io gli dico Loria, allora Loria invece che Loria. Che cazzo. Ciao Claudio, bentornato fratello, come stai? Ti seguo da 5 anni. Sì, certo, ti sei iscritto 20 minuti fa. Come fai a seguirmi da 5 anni? Che cazzo dici? Cavolo dici? Che cavolo dici? Allora fratello, ciao Giacomo, surfa, benvenuto anche a te. Minchia, è successo un casino, colpa loro. Sì, mi hanno bannato 1500 persone. Sai, veda un po' lei. Certo che so che Bartali, il ciclista. Certo, ovvio. Ovvio. Cioè, veramente, io sono sconcertato, veramente, non ho parole. Da noi la scuola non è ancora finita, finisce quando questo venerdì. Che cavolo, non capisco. Ma siamo noi stupidi che finiamo prima o non so. Mara, buonasera Mara, come sta? Tutto bene? Ti dà il benvenuto in questa cazzo di live, fratello, come stai? Allora, cosa mi racconti, sergente? Sei venuto a controllare le valigie? Grande, Giacomo Serfa, grazie per l'iscrizione, ti ho convinto a iscriverti. Troppo gentile, fratello. Francione, ma non intendevo Dark Marco. Invece è stato proprio lui. È stato proprio Dark Marco, invece, a rompere tutto il server. È stato proprio lui che ha bannato 1500 persone. Ti seguo da 5 anni, forse con un altro account. Sì, ma va là, dai, Natalino. Ma che dici? 5 anni fa avrà avuto 3 anni, 5 anni fa. Cosa stiamo dicendo? Ma se c'ha 10 anni adesso, 5 anni fa ne ha avuti 5. Non è impossibile. È impossibile, dai, 5 anni. Ma non ci... Guarda, chi dice che mi segue da 5 anni non ci credo manco morto, perché... Cioè, 5 anni fa avevo la media dei 100 iscritti circa. Tra non molti giorni ci sarà Hermes contro quando è il 16? Era il 16, giusto? 16 giugno, se non sbaglio. Giù di lì. Dov'è il tuo messaggio? Non leggo più. Ciao, Paolo, Paulx, benvenuto, buonasera. I miei genitori mi facevano iscrivere. Se... OMG, mi hai salutato. Grande, già, ma scusa, ma perché non dovrei salutarti? Non ho mica capito. Giacomo, io saluto ben volentieri te e tutte le altre persone qua presenti. Molto volentieri. Tranno molti... Ah, ok, vorrei una tua opinione. Allora. L'hanno fatto in passato, Matt Musk, l'ho visto. Alex Ulmina, il primo abbonato di stasera. Non è vero. Ah sì, è il primo abbonato di stasera. Ah, Mara non lo è più? Eh no, Mara non lo è più. Quindi è il primo abbonato di stasera che si presenta qua in chat. Grazie Alex, buonasera e come stai? Grazie per i 19 spettatori. Chi va metta un like cozzo tattico, eh. Allora, credo che si pagava. Pagasse, poi non è mai costato iscriversi a un canale. L'ho visto anni fa quando hanno fatto il braccio di ferro. Insomma, alla Wall, là, no? Presente? Oh, e ha perso, diciamo, malamente Hermes. Ma, secondo me, già lì ci sono stati un po' di... tipo, che si era messo male, ho visto delle cose un po' che... Non so, delle partenze, un po' troppi falli, cose così. E per questo, secondo me, ha perso. Perché già al tempo, secondo me, Hermes era più forte di Matt Musk. Sì, secondo me sì. E adesso che lo rifanno, secondo me Hermes lo distrugge malamente. Perché ho visto anche Hermes contro l'Aletin. L'Aletin che era uno dei... Cioè è uno dei più forti al mondo attualmente. E là è devastato. Cioè contro l'Aletin. Quindi cioè,
secondo me non ci sarà storia minima, proprio zero, ma zero. Da me l'11. Boh, nel Lazio. Ciao Riccardo Rosa, nel Lazio finisce martedì la scuola. Cavolo, non sono mai stato salutato. C'è sempre una prima volta, Giacomo, benvenuto. Sono io il primo che ti ha salutato, mi fa piacere, ricordatelo. E abbonati adesso, grazie. Sto scherzando. Io non c'ero prima di provare col Telmo, nuovo mio hotel. Alex, ecco che cazzo eri tu. Il mod finalmente. Tu Alex, la scorsa live non ci sei stato neanche un minuto. Quindi significa che, lo sai anche te, significa che, vai, vediamo se ci arrivi. Praticamente dei vecchi sono rimasti solo Caponube e Palazzi. Palazzi sicuro. Caponub no, perché non è mai venuto prima di adesso. Ogni tanto viene qualcun altro, però. Devo andare. No, ciao, buonanotte, Uppal. Ci sentiamo, Baz Uppal, ma è tipo un'offesa in napoletano. Baz Uppal, può essere. Ma se Bartali. No, se Bartali, allora. Ma se Bartali, allora il tuo nome si pronuncia Francio. No, è. Sì, è Francio. Francio. Oh sì, può darsi. Ma era un incretino lì in pistola ludo, che non ha idea. Due like e 50. Dai, ragazzi. Allora, piazzatemi sto like che mi state. Oh! Amaretto! Grazie, Maretto! Dell'iscrizione. Arco caro, mi sono fatto male. Aia. Grazie per l'iscrizione, per l'abbonamento, troppo gentile. Abbonamento da un euro, grazie mille. Troppo gentile, grazie carissimo. Troppo gentile, carissimo. Salve. E sei verde, si torna con il cipollino verde. Sette mesi. Sai che tra due. Fammici riflettere. Tra due mesi, sì. C'hai quello nero. No, ma che nero? C'è quello blu. Sì, c'hai quello blu. Sì. Sono vecchia. Beh, è vero, anche Aurora Morsini è abbastanza vecchia, è vero. Aurora Morsini è abbastanza vecchia del canale, dai. Aurora, da quanto ci conosciamo? Penso un anno minimo, No, un annetto l'abbiamo fatto insieme, Aurora, o no? Cazzo, raga, ma vi sembra un anno? Facciamo un anno insieme, oh. È un bel po', Ma io vi ringrazio tutti, troppo gentili. Grazie, troppo carissimi. Marabonao. Sì, non arriva. Ah, ecco, che cosa? Ah, l'abbonamento. Grandissimi. Un'ultima domanda. Guarda che non per forza devi farmi l'ultima. Puoi farmene altre, puoi chiedermene quante ne vuoi. Io, supportati, sono depresso. Ultima domanda. Quanto hai di avambraccio? Virgola polso? Hai delle ottime leve. Grazie, perché me lo stai dicendo? Che cazzo dici? Allora, tu non ti permetti di dire quello che è buono o non è buono nel mio corpo, ok? Perché io faccio cagare, faccio schifo, e te lo sai benissimo. Quindi non ti permette di fare insinuazioni positive sul mio fisico. Grazie. Oggi il mio cane si è addormentato sul mio piede e si è messo a russare. No! Che buffo. Che cane hai? Hai il dio? Hai la versione dio? Ciao Francio, ti chiami Leo Leone? No. Sì, che mi ricordo, certo, fratello. Sì, praticamente un anno. Merda, tipo da quando, se non sbaglio, avevi 3.000 iscritti. Lo so, vabbè, perché coi PLSV dall'anno scorso. Cazzo, è già passato un anno, figa. No, allora, il video con il PLSV l'abbiamo fatto uscire a ottobre. No, quasi a ottobre. No, ok, non è proprio ottobre. Sono passati 8 mesi, 8-9 mesi, giù di lì. Galaxy! No, Galaxy, io sono profondamente deluso da te, Galaxy, perché tu... Va bene che eri abbonato, adesso non lo sei più. Però non mi caghi più, non vieni neanche più in live
scrivere, a considerarmi, non lo so. Eppure pensa che hai pure il mio numero, te, Galaxy. Claudio Mancia, quanto sei alto? Indovina, brutto pezzo di merda. Esatto, prova a indovinare, cazzo. Sto scherzando, non voglio essere offensivo. Io sono semplicemente una persona che ha degli sbalzi d'umore. Adesso sono triste, prima ero felice. Sto scherzando. Oddio, fottutamente disco. Ciao Riax, buonasera Riax. Tappo quella grazie di iscrizione Jun Porsona. Grazie Riax per essere qui e benvenuto. E buonasera. Comunque, grazie per essere ancora abbonato. Anche se tra un po' credo, tra un po' vi scadrà, mi sa, l'abbonamento, raga. Tra un po' vi scadrà l'abbonamento. Vi scadrà. Ah, cazzo. Allora, vi avevo promesso sul gruppo. Attenzione, ragazzi. Abbiamo un gruppo per soli abbonati. Chi è che c'è dentro? Galaxy, sei nel gruppo abbonati? Ragazzi abbonati. Alex Sulmina, sei sul gruppo abbonati? Qualcuno c'è sul gruppo abbonati o mi pigliate per il culo? Galaxy c'è, ma non rispondi mai. Ultimo accesso, sì, il 14 marzo. Perché? Galaxy. Poi, chi manca? Alex Sulmina mi serviva, però. Alex, perché non ci sei? Alex, tu ci sei o non ci sei? Mi stai facendo girare i coglioni, Allora, Brancio, vuoi metterci? Sì, certo, ti metto anche abbonato, perché sei stato abbonato, dai. Quello delle foto di disco, comunque un pins. Un pin. Si dice un pincher? O un pincer? O un pincher? Sai, non mi ricordo. Pusher? Un pusher? Ah, un pusher. Io ho 5 cuccioli. Ah, a meno male. Di cane. Avevo detto male. No, Sergio, il pincer è una specie di Doberman in miniatura. Ah. Ho capito, 1,90. No, troppo, 1,90 no, è tantissimo. 1,75, già più vicino. Luca, la scuola è un pezzo di merda. Di un pro mi ha messo 4, devo recuperarlo. Ah, ma potevi scrivermi almeno, devo recuperare. Così almeno io non mi facevo strane idee sul fatto che tu non mi stessi cagando. Ma Mario Music è quello che era, mamma mia, Mario Music, guarda. Oh, quello lì, io gli ho scritto, aspetta, vediamo un po', Mario Music, ok, eccolo qua, grande, guarda. Greve, ragazzi, greve, guardate, grevissimo, greve, guarda, aspetta, non so se si vede, aspetta, si vede, guarda, mi ha scritto, guarda, gli ho scritto, ciao, scusami, disturbo, come va, guarda, intanto gli ho scritto, scrivo solo io a lui, guarda, poi, scusami, disturbo, come va, tu, sto bene, tu, sto benissimo, mi spiega una cosa, hai perso interesse verso i miei confronti o verso il mio canale? No, non ti vedo più da nessuna parte, mentre prima c'eri spesso, allora mi chiedo, perché hai fatto un abbonamento così grosso se già non ci tieni più a me? E ha fatto l'abbonamento più grosso pure ad avere il mio numero, ok? Quindi il mio numero, cazzo, se vuoi il mio numero scrivimi, no, se no non ha senso. Io prima in live speravo venissi, mi è sembrato inopportuno mandarti un link su WhatsApp perché magari l'avevi visto ma non entrati perché non volevi. Peccato, all'inizio pensavo ci tenessi e non risponde. Ora nemmeno più venirmi a trovare. Posso chiedere perché, se possibile, non risponde. Oh, nemmeno più rispondere. Grande Mario, visto tutto e qua mi aveva anche bloccato. Vedi che c'ha una spunta? Mi aveva pure bloccato. Io non lo so, ma io mi chiedo, ma la gente, ma che come cazzo ragiona? Ma come cazzo ragiona la gente? Non lo so, veramente. Secondo me è 1,50 m. No, 1,50 m è un po' poco. Non trovi un po' poco per un diciottenne. Con la cisma, Pincher. Ah, Pincher, ok. Federico Petronzi, buonasera, mi saluti. Certo, Federico Petronzi, non devi chiederlo 30 volte, basta una volta. Ciao, Lucky Agiboye, benvenuto anche a te. Ciao, Gioele Bonato, ciao. 1,78? No, per eccesso sto giro, per eccesso. Io ho 5 cuccioli di gatti, davvero? E io ne ho 20. Come la mettiamo? No, ne ho uno. Non è un cucciolo, è una belva grassa così, però vabbè. Cabo ha appena perso contro su FIFA contro il PSG. Che cos'è il PSG? 190 cm. Troppo eccesso. Io l'esame RIP. Giulia Savarese. Di che cosa? L'esame di che cosa? Maturità. L'esame di che cosa? Ciao, Dread. Bentornato. La tua chioccia di Instagram. Allora, Instagram. Se tu vuoi Instagram per gli abbonati, lo sai benissimo dove devi andare. Devi andare nel tuo abbonamento. Sei abbonato, no? Sì, sei abbonato. Devi andare nei vantaggi del tuo abbonamento, tipo visualizza vantaggi,
clicchi sul link di Telegram, che c'è il link di Telegram, c'è scritto: Ciao, sei noi, buonasera, sei nuova? O sei nuovo? O chi cazzo sei? Benvenuto. Benvenuti a tutti, insomma, ragazzi. A me fa piacere avervi qua. Oggi siamo neanche in pochi. Oggi quanti siamo? 22. Ma che sei impazzito completamente? O sei impazzito completamente? Oppure 23. Ma che siete? O siete impazziti completamente? Oppure non lo so. Ragazzi, voglio toccare una tematica importante, ok? Perché siamo in tanti, voglio toccare una tematica importante, di cui ho parlato pochissimo in questo canale, se non una volta, massimo due, in modo abbastanza accentuato. Quest'oggi voglio fare due chiacchiere, no, proprio due, perché non magari faremo una live a parte dedicata, magari anche per gli abbonati, perché per gli abbonati c'è più in tranquillità e so, siccome c'è meno gente, la live è privata, solo per gli abbonati mi sento meglio parlare di cose un po' più riservate, quindi abbonatevi se volete succhiarmi l'esofago. Io, cazzo, io ho avuto il problema con la batteria e mi ero rotto i coglioni. L'ho buttato e ho comprato un nuovo telefono. Sì, ma che sei? O sei impazzito completamente? Oppure, vabbè, dai. Alex, comunque ti metto prossimo giro al moderatore. Però entra su Telegram almeno, ok? Almeno ti chiedo solo di entrare su Telegram, va bene? Dai, cavolo, ti chiedo solo quello. Poi, se metti caso che qualcuno volesse abbonarsi al mio canale, molto volentieri. C'è sto qua il tuo numero e non ti scrive. Shock, shock, veramente. Ma ce l'aveva il mio numero, ce l'ha anche Galaxy, ok? Solo che Galaxy non mi caga, c'è neanche lui. Cioè, Galaxy perlomeno viene in live ogni tanto e mi scrive così. Ma, cioè, poi basta, perché. Poi basta, sì, non lo so. Ciao, Dionysius Allage, buonasera anche a te. Io ho avuto. Ah, ok, l'ho già letto. Ciao, Fiamma Sit, sei nuovo. Granché vino. Ho i miei dubbi. Si aprono i pronostici. A che ora termina la Francia? Entro il timer o 37 ore dopo? No, sicuramente un po' dopo. Un pochino dopo. La cosa che mi. La cosa che mi fa più triggerare è che cos'è? Qual è la tua materia preferita? Dionis. Non credo di avere una materia preferita. Qual è la mia materia preferita? Qual è la vostra? Non lo so, ragazzi. Può essere, mi piaceva scienze una volta forse, un pochino, ma mi fa tutto schifo, mi fa tutto cagare. Io l'esame, ah, grandissima, grande, buona fortuna, Aurora. Non mi sa che ho anche io il tuo numero, non lo so, se ce l'hai in modo illegale perché non ti spettava averlo se ce l'hai, non so come hanno fatto a dartelo. Piano piano sto scaricando tutte le app. Ah, va bene, dai. Quando vuoi. È che le persone sono 18, i like sono 58. E scusami, cosa significa? Vuol dire, la gente, vuol dire che la gente è entrata, è passata, poi è uscita, e poi la gente è cambiata. Funziona così, eh? Sì, sì. Mandato messaggio per sbaglio. Ok, tranquillo. Una volta l'avevano scritto in chat, qui o su Discord. Ma guarda, non so come abbiamo fatto ad averlo, sinceramente. Il mio Flex più. What? Anche se è poco importante. Cosa? Non mi è arrivato il messaggio. Ho letto solo quello. Cosa mi ha scritto? Aspetta, forse. Vediamo un po'. No, cosa c'è scritto? Ricreazione è la mia preferita. Vabbè, qua. Come fa a non esserlo? Come fa a non esserlo? No, Riax è la preferita di tutti, direi. Ciao Endox, ciao sono nuovo. Ciao Endox, benvenuto nel mio canale. Come stai? Se sei nuovo, allora abbonati subito al mio canale e riceverai tantissimi vantaggi, tra cui potrai giocare a Fortnite con me. Eh sì, esatto, potrai avere una sponsorizzazione gratuita e in più il mio numero di telefono. Esatto, fratello, potrai avercelo, cazzo. Ovviamente sto pigliando per il culo una persona che si spamma in questa esatta maniera. Non lo penso, non faccio così. Io dico se ti va, abbonati, se non ti va, ti picchio, ti do un pugno in faccia. Ciao Simone Munzi. Ignazio Munzu, ciao, io sono Ignazio Munzu. Vuoi guadagnare online? Vuoi fare soldi? E in questo esatto momento, guadagnando e stando a casa sopra la tua cavolo di sedia. Bene, investi in azioni come faccio io. Dropshipping è la soluzione adatta a tutti. Esatto.
Ti conosco, grazie per il video di Facebook. Grazie Simone, benvenuto in questa nuova live. Ma quanto durerà la live? Allora, in teoria la live dura per altri 13 minuti, quindi poco. Ma se qualcuno, diciamo, dona o fa abbonamenti o cose così, la live si alza automaticamente. Quella Ria da Zizze, grazie per l'iscrizione. Benvenuto, caro. Porco Discord. Grazie, Ricky 23 Jordan. Il mio flex più grande, aver avuto il numero di Francio senza essere abbonato. Già, è vero. È vero, perché The Red lo conosco da tanti anni, ragazzi, quindi se l'è meritato in modo diverso il mio numero, quindi... No, ma mi sembra corretto, The Red, dirlo, cioè... Non ti preoccupare, per l'esame, professore, se no già che voto metterti, l'esame è una formalità. Tu stai tranquillo e fatti per bene la tua tesina. Sì, effettivamente... Se vi dicessi come è finito il mio esame... Ma come me tra 5 giorni finisce? E come, Alex, non è possibile. Ma come mai così tardi finite? Io non lo so. Fortnite? Fortnite, sì, a Fortnite ci si gioca. Ciao, siamo nuovi saluti. Certo che no, cazzo! Buonasera, è NCrash09, benvenuto in questa live. Come stai? Ma sei tornato da JoeX? No, mi sono disiscritto. Mi sono disiscritto perché, guarda, ogni volta che andavo in live mi veniva un cancro dentro. Ma qualcuno ti ha dato l'idea di iniziare YouTube o ti è venuta a te l'idea? No, no, io assolutamente io, Dionis. Ho iniziato 5 anni fa a fare video. Ho detto a mio padre, papà, ma se io iniziassi... No, papi, ma se io iniziassi a fare video, beh, poi dopo magari divento famoso, cose così. Sì, ero già speranzoso ai tempi. E comunque ho raggiunto il mio traguardo, perlomeno. Perché comunque essere qui quest'oggi, dopo 5... Oh! Ma l'hai fatto davvero, vecchio! Grazie, frate! Fratimo, ma troppo gentile! Ma che cazzo dici? Grazie per l'iscrizione, vecio! Ma che sei, impazzito? Grazie, io non me l'aspettavo. Ascolta, non ti aspettavi di giocare a Fortnite perché io stavo scherzando. Io stavo scherzando, Non mi dire che ti sei iscritto perché ho detto che gioco a Fortnite. Ti prego, non farlo, ti rimborso subito. Oddio, buonasera, grazie mille per l'abbonamento, caro. Sei a 1 euro, sai, sei a 1 euro. Con altri 2 euro entrerai in classifica, che non so se vorrai donare prima o poi, ma entrerai prima o poi in questa classifica. Se in futuro farai magari altri abbonamenti, si sommano e cose del genere. Ciao Cam, grazie Cam, prego, ma grazie a te, scusami. No, 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 non iniziate con Mr. Crab che mi pullulano i coglioni se iniziate con Mr. Crab, ok? Ok? Ok, Francio? Allora, Cloudbot, andiamo subito a vedere la canzone che dice... Ah, messicana? Subito, guarda, messicana e lele. Che è sta merda di canzone che ho? No, perché è simpatico e per... Grazie, Endox! Ma mi conosci da pochissimo, come... Sei la prima persona che si abbona in 2 secondi da quando mi ha trovato, insomma, su YouTube. Non mi è mai capitato che uno si iscrivesse dopo così poco. Grazie. Cioè, quindi tu ti sei iscritto, tu ti sei abbonato? Tu ti sei abbonato solo perché... Cioè, spiegami un pochino come mai hai voluto fare l'abbonamento. Ma grazie, sei troppo carino, grazie. Mi fai arrossire, mi fai... In realtà sono waffle. Ma chi è waffle? Waffle? Ti offendi se non mi ricordo chi è waffle? Vecchio, chi è waffle? Ciao, Domenico Cerami, buonasera. Ecco, raga, mi è venuto mal di testa. No, no, basta. No, no, Alex. Dai, Alex, mi viene mal di testa poi, ti prego. No, non farlo, Alex. Tipo una versione migliore di Discord. Dovresti vedere e osservarla dopo, perché è carina. Che cos'è? Guarda, a me non interessa neanche Discord, se devo essere sincero. Cioè, io Discord lo uso poco. Benito risorgi per un mondo di... Concordo e approvo, cazzo! Io voglio il fascismo in questo cazzo di terreno. Eh sì. Concordo, sai, About King? Concordo con te, Benito risorge un mondo per...
Sì, come lì. Questo è Cillis. No, com'è che è? Cillis. No, Cillis. Cillis. Per un mondo più pulito. Avete presente, no? La bambina. Per un mondo più pulito. Cioè, è bellissima quella pubblicità. Ho detto la prima volta, ma quanto è carina quella Cina. Adesso il Tirena smaga l'elata nei coglioni a quella Cina. Veramente, ogni volta che la sento mi viene nervoso. Per un mondo più pulito. Viva il duce colui che ci conduce. Sì, cazzo! Grandissimo. Giochiamo ad Among Us. Allora, Alearto, intanto non ti conosco, non so che cazzo tu sia. E intanto non ti sei abbonato, quindi per favore, allora, se vuoi giocare, abbonamento, tattico. Grazie per l'iscrizione, Mario Gamer T. Buonasera, grazie. Qualcuno mi dia 70 coins. Ora, cosa vuoi farci, Dread? Vuoi spenderli per caso? Ho messo CD. Pure, mamma mia. Oh, Endox, ok. Allora, Endox, ti sei meritato. Sia per il tuo spontaneamento cambio del nome, ok. Endox, tu ti sei meritato 1500 Francio Coins. Oh, ma tu ne avevi già alcuni. Tu hai 8 ore, grande. 4000, te ne do tipo. Vai a 3000, te ne do 1000, 1000, 1000. No, 3500. 3.500, circa 1.700 Francio coin ti do. 1.000 sono per l'abbonamento che hai fatto da 1 euro, troppo gentile. E gli altri 500 bar 700 sono per il cambio del nome senza che qualcuno te l'avesse detto di cambiarlo. Quindi grazie mille. Porco di... No, non si dice. Perché? Perché? Porco Dio? Perché? Ma solo io mi chiamo mio cane e la mia bambina. Solo io mi chiamo... Eh? Ah, chiami il tuo cane la mia bambina? Beh, sei una cagna o una cana? Sì, è un cane, una cana. Buonasera a tutti, buonasera carissimo Psychebiker Italia. Ciao Psycho, come stai? Psychobiker, a posto? Provo giusto 5 minuti, va bene, ma non so cosa ti cambi. Lo farò, vabbè. È un sito, non devo scaricare niente, no? O è un sito... Perché poi vuoi che io lo provi? Non ho ben capito. Aspetta, andiamo un po'. Frangio 50. Vaffanculo. Aspetta. Lo sto provando adesso, dai, lo provo adesso così magari non mi scordo. 2000. Accedimi.com. Ok, non rompere il cazzo. Vai avanti, vediamo un po'. Ah, non lo voglio scaricare. Minchia, sembra proprio Discord. Ma è uguale a Discord. È carino però, ha delle immagini buffe. Il tizio lì, bello, sembra buffo. È identico a Discord. Però è carino, non mi sembra male effettivamente, non mi sembra male. Ho appena perso al poker, se... Ah, ludopatico, dimmi. Sono ludopatico, dimmi. Qual è il tuo YouTuber preferito? Il mio YouTuber preferito... Me stesso. No, sto scherzando, aspetta. Space Valley, momentaneamente Space Valley, me li guardo molto volentieri quando ho del cibo. Tutto ok, come sempre. Io sto di merda invece, psycho, abbastanza. Ho bisogno dell'aiuto della fede. Qualcuno mi mandi qua arti dello spettacolo. Qualcuno me lo porti. Ho bisogno dell'aiuto di Gesù Cristo e della fede. Voi avete già finito la scuola? Io sì, Yasir, te? No, ma dov'è The Mom? The Mom è morto, però è abbonato The Mom, quindi... Anzi, ragazzi, aspetta, prima... Ma io sto ancora ascoltando Max Canelle, non ho parole. Aspetta, diamo una canzoncina. Io volevo farvi vedere una roba, guardate. Io volevo farvi vedere questo, guardate un po'. Il video del bacio di Faro con i Pillars Vu, siamo arrivati a 1 milione. Regà, finalmente dopo 8 mesi siamo arrivati a 1 milione di visualizzazioni, 1 milione. Cioè, non è per niente male, è 1 milione. Voglio vedere un po' gli ultimi commenti, cosa mi hanno scritto. Gli ultimi commenti. Ai 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 ai. Il vero arm wrestling, ovvero braccio di ferro, avete tutti barato. Arrivato Gesù Cristo, è arrivato. Lo youtuber, tra l'altro, partiva sempre in gancio. Sì, certo. Ed è facile vincere quando è già il polso incurvato. Sì, Allora, polso incurvato. Polso incurvato. No, mamma mia, mi fa girare il cazzo. Mamma mia, la gente saputella, mi fa girare i coglioni. Madonna santa. Ma in che classe vai? Andavo in quarta, adesso andrò in quinta, spero. Sono
Sono di bacciare. Comunque sono più 20 di profitto. Bravo, bravo, Blimini, bravissimo. E usare le emoji griffate. Gaetano Cattanzuo. Arti. Ma torneranno le live delle 3 alle 4 di notte? Sicuramente, allora, sicuramente torneranno. Arti della falsità, altro che. Eh sì, arti dello spettacolo. Anzi, quando sarà la prossima volta che fai una live? Allora, Endox, tu sei abbonato, quindi hai il diritto anche di unirti al mio gruppo Telegram. Se tu entri in entrambi i miei gruppi Telegram, cioè quello per i fan classici e quello per i fan abbonati. Quindi te lo mando, questo qua è quello per tutti. Se tu invece vuoi entrare in quello per gli abbonati, lo trovi nei vantaggi che adesso ti farò vedere dove sono, se ti interessa. Grande Mara che spacchi con i miei bicipiti. Ciao Alessandro SGVV. È l'abbonato che non sei più abbonato? No, è abbonato. Ma quando ti sei abbonato, Alessandro? Buonasera. Ehi, ciao Alessandro, tutto a posto? Come stai? Uelè, uelè. Franci. Ma quando ti sei abbonato, Alessandro? Vuoi 1000 Franciocoin, Alessandro? Io non mi ricordo di metterli dati, infatti te li meriti effettivamente. Ok, va bene, carissimo, te li do perché alla fine sei abbonato, non mi ricordo quando l'hai fatto. Ma quello per i fan dove si trova? L'ho appena messo, guarda, lo metto, cioè, l'ho appena messo. Così chi ci entra mi fa un favore, così insomma rimanete aggiornati un po' su tutte le live. Allora, mando sempre le live lì, se nel caso non vi arrivasse su YouTube. Quindi lì arrivano per forza, livello 5. Oh boh, no no, tu sei... Eh? Come livello 5? No, è livello 5 è impossibile, vuol dire so, hai speso 25 euro, non ci crede nessuno. Ma che 25 euro? Oddio! Hai appena fatto l'upgrade, fratello! Alessandro! Grazie mille. Non esce. Grazie mille per esserti abbonato al cipollino frullo! Vacca Maura! Sei un cipollino frullo. Sei un cipollino frullo, vuol dire che hai speso 5 cazzo di euro. Grazie, fratello, grazie mille. Io sono ancora abbonato al mio canale, sì, mi sono abbonato. Grazie mille per essere abbonato al Cipollino Frullo, TVB. Grazie, caro. E ora ti meriti altri 6.000 Franciocoin, carissimo. Eh sì, ma mi pigli per il culo. Eh sì, eh sì, eh. In totale, vai a 1.200 Franciocoin. Sei felice di essere a 1.200? Appena recuperati, uomo! Mi fa piacere, Mara. Che bello il tuo microfono, grazie Domenico Cerami. Ti piace il mio microfono? C'è la merdina sopra. Sono molto felice, dai, mi avete tirato su un po' al morale. Grazie Alessandro per avermi tirato su un po' al morale con questo piccolo abbonamentino leggiadro. Ah, ma pensavo di essere in full camera, in realtà non lo eravamo. Ciao Samu99, buonasera, da posto Samu. Allora, donate scorrevole. Aspetta che ti metto subito 5 euro in più, Alessandro SGVV, eccoti. Sei a 14 euro. Quindi ti prendo e ti sposto su. Guarda, aspetta, eh. Se riesco. Oh, t'ho preso. Ok, tac. Ok, ti sposto nella classifica dove devi stare, ovviamente. Ovvero sotto quelli di 15 di donation. Oh, cazzo! Grande! Se sgrizza! Oh, è il primo che lo riscatta in tutta la vita. Grande, certo che ti seguo, molto volentieri. Sei sopra. Oh, guarda, sei sopra Andrea Lardo. E posso dire godo come un riccio che sei sopra Andrea Lardo? Posso dire che godo come un riccio? Grande, ti seguo qua in diretta. Allora, vediamo un po'. L'hai scritto il tuo nome, no? Perché devi averlo scritto, se no so cazzi tuoi, fratello. Sto scherzando. Allora, Alessandro SGVV, vediamo un pochino. Eccite, eccite. Oh. Ah, ma io ti avevo già visto. Sì, ma avevi già scritto. Mi hai messo i coin? No, bastardo, tu non te li meriti. Wow! Siete pronti per la guerra, eh? Allora, Mara, cazzi tuoi, se mi vuoi far tornare male, cazzi tuoi. Sono Bolognesi 89, ho cambiato nome dall'ultima volta, credo. Ciao, siamo 99. Ma sei adulto? Tu sei un adulto? Vediamo un po' se riesco a chiuderlo. Sì, vabbè, per chiuderlo ce la faccio. Però la vedo dura fare quello rosso, ma molto dura. Ciao, boh! A me non è ancora finita la scuola. Ma saresti da tirare i calci nel sedere, te? Ciao, Pepe Sciosto, Sciosto, Scistoso. Benvenuto, Pepe Scistoso, da posto.
Dammi qua in brutto zuppiroli dei miei stivali. No, potevi zuppiroli dei miei coglioni, puoi dire. Suonava molto meglio. Va bene, te lo do. E intanto, ragazzi, stiamo superando il nostro tempo. Quindi ne aggiungo un pochino in più, perché avete fatto due abbonamenti. Sono felicissimo, più un upgrade, quindi sono molto felice. Se qualcuno volesse contribuire abbonandosi ancora, allora io non ci stanno mica problemi, eh. Facciamo altri 20 minuti di live, sono felice, perfetto. Ah, grande, mi ha scritto Galaxy, su WhatsApp, ho visto che mi ha scritto. Brutto pezzo di merda. Che bello il tuo microfono, grazie per avermelo riscritto. Francione, ma gli app di Marco l'hai registrato tu? Sì. Ho fatto fare... Sì, penso che Marchitio ce l'abbia gli app. Sì, sì. Francio, fai Twitch? Sì, Endox. Endox, quanti anni hai te? Che non mi ricordo. Sei riuscito, Endox, a entrare nel gruppo degli abbonati? No, non sei entrato. Non sei riuscito a entrare. Ti faccio vedere come si fa. Ti faccio vedere come si fa. Guarda, guarda, guarda. Allora. Ho fatto l'abbonamento per farmi perdonare, visto che non vedremmo il film. Ti prego non picchiarmi. Beh, e allora io penso proprio che lo guarderò da solo. Ciao, Jacob Life. Ciao, te sei quello di PLSV. Comunque mi scrivo perché ti conosco adesso. Grazie, grazie mille. No, Jacob, troppo gentile. Grazie mille, sì, sono proprio io. Il ventilatore non manca mai. No, in realtà l'ho messo da poco il ventilatore. Comunque, guardate un po' qua quanto si sta arrossendo subito il labbro superiore. Grandissimo. Sei simpaticissimo, grazie, caro. Io ho il cipollino frullo e non ho i Francio Coi. Ha il cipollino frullo, te. Andiamo subito a vedere. Faccio vedere, ragazzi. Allora, intanto, guarda. Intanto andiamo subito su. Su qua, Insta. Instagram. Ok. Andiamo a seguire il nostro. No. Alessandro Sartor 08. Che sei te? 8, scusami, 8. Mi sembravi, infatti. Eccoti, ti ho già visto, infatti. È grandissimo, grandissimo. E ti seguo anch'io. Vediamo un po' qua. Oh, abbiamo un po' di like. Ozzi, grandissimo. Madonna, stai attento alle TV che possa essere invidioso. E anche l'ha vista le mie tette oggi, raga. Mi diste che tette che ho avuto? Minchia, oh, che tettacche, oh. Guardate che faccia, le facce. Le mie facce sono epiche. Comunque 13 anni. Ah, grande, grande. Riccardo Federico, buonasera. 100 euro che ti rompa braccio di ferro. Alex Cassoni, guarda, non mi interessa. Non mi interessa. Se te le sei rifatte le tette, vero? Ho visto su Instagram. Ma che me le sono rifatte? Stai dicendo? Mo! Ban capezzoli. No, no, capezzoli. No, copri tutto. Copri capezzoli. Copri tutto. Copri capezzoli. Torco di... No, copri capezzoli. Ecco, eccoli. Ecco, coperti i capezzoli, signori. Che simpatia. Allora, zuppiroli. Zuppiroli. Compra sempre i goldoni. Tataradata tiriti. Ops, scusate. No, ok. Ho fatto il primo sul tuo PayPal, come avevo chiesto. Ah, grazie. Da quanto? Sei troppo sus. Ehi, troppo gentile. Ma che poi, cioè, mi hai beccato oggi in un giorno che potrei essere più felice, eh. Allora, guarda, su di qua, guarda, devi andare qua, vai su YouTube, no? Cioè, sei il mio canale, no? Home, tu sei qua. Bene, fai su, scopri i vantaggi, ce l'hai anche te uguale, perché sono abbonato anch'io. Cristo, signore. Grazie, iscrizione! Jacob Life Italy, grazie. Da dove vieni, Jacob Life? Sei nuovo? Sì, suppongo di sì. Allora, vai qua, devi andare su scopri vantaggi, ok? Sei qui, quindi. Bene, sei qua. Tu sei cipollino fiero? Vai qua. Sei cipollino piselletto? Vai qui. Sei cipollino frullo? Vai qua. Supponiamo che tu sia il primo, infatti sei il primo, no? Tu scendi un po'. Ok, scendi un po'. E c'è accesso al gruppo Telegram privato. Clicchi e c'è il link per entrare nel gruppo Telegram privato. Ed eccolo qua. Hai capito? Basta che niente, guarda, è lì, lo trovi lì. E niente, poi dopo ruolo abbonato su Discord. E c'è se vieni in anteprima. Ah, ragazzi, stavolta sono su YouTube. Grande, non c'è più l'emoticon di Twitch, quello del tipo che dà una bra. Ah, fa cagare, infatti fa schifo. Un'altra cosa, volevo vedere intanto. Allora, vi ho qua fatto vedere
Grandissimi, grandissimi. Infatti, aspetta, qua c'era una Sofia Fiori selvatica che mi ha messo like. Eccola qua, Sofia Fiori. Eccoti, signori. Sofia Fiori. Buonasera, Sofia Fiori. Come stai? Che cazzo è? Ah, ok. Allora, signori, dove devo andare? Ah, sì, andiamo qua. Voglio vedere intanto quanti. Vediamo un po' quanti abbonamenti ci abbiamo, signori. Mi saluti? No, certo, Mattia Canori. Buonasera, Mattia Canori, come stai? Monetizzazione, abbonamenti. Siamo a 23, vuol dire che qualcuno è scattato via. Allora, ci puoi un fiore, grazie Endox. Ci puoi un frullo, grazie. Tu Mara mi hai fottuto. Mi avevi detto? Ah no, ai, tu sei frullo, grazie, porca puttana. Ti do i tuoi Alex Susmina, guarda, Alex Susmina, fissiamo immediatamente. Alex Susmina. Eccoti. Allora, i tuoi Francio Coin sono... mi sa che te li avevo già dati, facciamo finta di no. Ok, solo perché sei abbonato. Capito tutto. Grazie, grazie, mi fa piacere che tu abbia capito. Allora, Fasoli abbonato, Simone, Darkrai, Frullo, Darkrai, grande, Issa pure, Riax, grande Riax, ah, è solo il tuo primo mese questo Riax, Mr. Alt, grande, 3 mesi per Mr. Dov'è Mr. Alt? Dove cazzo è? Non c'è oggi? Porca troia. Marco Ronco, vabbè, ci puliamo di fare 50, non c'ho parole. C'è ancora? C'è Claudio ancora, grazie Claudio. I Claudione, ancora abbonato da 10 euro. Che gentile, veramente. Veramente troppo gentile. Poi ci sono. Questo è il mio. Questo è abbonato più di tutti. Andrà donato. È abbonato 9 mesi. Ciao, ciao. Riga, 9 mesi. Poi arriva Marchitio, 8 mesi. Ta, ma non è tutto ciò. Sì, Leonida, sì. Ciao, Dread Tarocco. Sei fidanzato? Porca puttana, Leonardo. Io volevo parlare proprio di questo. Allora, musica un po' più triste per cortesia, aspetta. Musica un po' più... No, aspetta, voglio rispondere a sto finocchio di merda. A sto bastastio qua mi fa girare il cazzo, veramente. Francia, ma quando esce il video che hai preso? Ciao, caro, il video che è il 15. Però se sei abbonato potrebbe uscire prima del 15, eh? Ricordatelo. Allora, questo qua mi ha scritto, mi fa un po' girare il cazzo. Questo non ho, vabbè, non ho. Io scrivo sì. Sì, come dice Fratini. Sì. Io zero sa... vabbè, ho capito. Allora, va bene. Questo qua dice: nel vero arm wrestling, ovvero braccio di ferro, avete tutti varato. Scrivo: ciao caro, in modo molto, molto tranquillo. Ciao caro, posso avere i miei dubbi a riguardo? Dubbi a riguardo. Siamo entrambi partiti con il polso dritto. E stai sicuro che non era mia intenzione trasparire. Intenzione far. Trasparire questa cosa in negativo. Mi sembra semplicemente che tu abbia voglia un po' come tutti qua sotto di contestare per forza quello che ho realizzato in questo video. Solamente per il gusto di provocarmi, virgola, virgola, no, punto, punto, punto. A breve, siccome qui eravamo in un tavolo discutibile, potrai assistere ad un attimo, ad un nuovo video con i Pirla SV. Porca troia, con i Pirla SV, dove useremo un tavolo da braccio di ferro professionale. Li vendiamo, li vendo io. Buonasera a tutti. Fai fan fan con Fall Guys, potrei pensarci. No, Francio, sei con la maglia. Volevi senza maglia, troppo sto giro. Ho anche la finestra chiusa, porca. Ma perché dici che sei abbonato da 2 mesi? Perché sei abbonato da 2 mesi, Psycho, aspetta, vediamo un po'. Sei abbonato da 2 mesi, Psycho. Sei 2 mesi abbonato. Pensavo di più, effettivamente. Però è 2 mesi che sei abbonato. Ah, oh, non mi colpa mia. Concordo, Sergiuzzo. Palazzi sta scalando. Grande Palazzi, scala tutto, cazzo. Ma tu riesci a chiudere una mola di più di 120 kg? Non lo so. Io ho il 136 e il 114.
potrei assistere ad un nuovo video intensivo dove si monta una professionale. E se anche lì, no, e spero che almeno lì potrai cambiare idea sul mio conto. Sai, non è gradevole beccarsi miriadi di persone. Si può dire miriadi? Miriadi di persone. Pirla Sevu, buonasera! Buonaserissima, stavo mi hai beccato proprio quando stavo scrivendo sotto il tuo commento questo. Miriadi di persone che ti accusano di aver barato solo perché non sanno le regole. Appunto. A presto. Guarda che papiro che ho scritto. Sei felice? Quando è il prossimo video che pilla su? Ma guarda, in realtà non ne ho la più pallida idea. Io penso domani. Può essere domani. No, sto scherzando, ovviamente, sto scherzando. Ragazzi, anche i Pirla Svu sono abbonati al mio canale, ma hanno aperto anche loro gli abbonamenti. Quindi, se qualcuno segue Pirla Svu, andate a seguirli intanto. E nel caso non foste abbonati da loro, niente, fa lo stesso, abbonatevi da me che non ne ho più bisogno io. Scusate, scusate. E fa che modo, ti prego, Francio. No, no, te lo do al prossimo giro, Alex. Niente, comunque a presto ci uscirà il video, ragazzi. Massimo il 15, l'ho detto. Massimo il 15. Dora Polito, buonasera a te, Dora Polito. Vado a domani dai Pirla Svu. Ah sì, così subito? Ah, allora vuol dire che li segui, ha fatto bene a dirtelo. Vedi? Perché li hanno attivati proprio oggi, se non sbaglio, giusto? Vado a domani dai. Fai bene, fai bene. Dovresti dircelo tu. No, in realtà lo concordiamo un po' insieme, sarebbe meglio. E sarebbe meglio che se no, oh, se, qui loro fanno 2 secondi, ci metto un botto di più. Guarda lì tutte le emoti con degli abbonati, fantastiche. Adesso poi mi vengo ad abbonare anch'io. Non lo faccio adesso, ma lo farò, lo farò. Faccio il più piccolo perché insomma, dai, insomma. Fantastico. E aspetta, vediamo un pochino. Oh, ci mancano ancora 6 minuti di live, fantastico. Ho fatto 3 abbonamenti e qualcosa non torna. Davvero ne hai fatti 3? Sei sicuro che ne hai fatti 3? Guarda, forse si dovrà. Non credo che si debba aggiornare. È un po' strano. Benvenuto nel mio canale Telegram, Blero. Blero, chi è Blero? Blero sarai. Sei tu, Endox? Vai tranquillo, non ce n'hai bisogno. No, ma lo faccio. Voglio anche vedere le vostre belle emoticon io, eh. Poi dovrei dirmi quanti ne avrete voi di abbonati, oh, perché io, diciamo, sto. Io barcollo su un numero altissimo, su una cifra esorbitante, cavolo. 23 non è mica male, eh. Cosa credi? Che 23 siano pochi? Grazie, Lillo, proprio per l'iscrizione. No, perché mi chiedevano appunto quando esce il video con i Pirla SV, perché lo vogliono, sono molto. Ecco. Ecco, a proposito di questo, tra pochissimo. Tipo massimo domani, ok? Massimo domani esce il video che ho fatto io sulla sfida impossibile della massa. Ed è un video secondo me molto importante che gradirei che tutti voi guardaste, ragazzi, perché ci tengo molto. Ma ovviamente per vostra discolpa esce solamente per gli abbonati in anteprima, perché lo farò uscire 2 settimane dopo circa, ovvero dopo il video che ho fatto con i Pirla Svu, il video della massa. Così organizziamo un po' le cose. Prima il video con i Pirla Svu e dopo facciamo uscire quello lì per creare un po' più di interesse nel pubblico che si creerà, spero. Spero che secondo me qualcosina andrà bene, perché col video quello lì secondo me ci dà dentro. Sì, come sì? Sì. Grande Endox, ho visto che eri dentro. Clash of Clans, no, Clash of Clans l'ho lasciato completamente. Ti vedevo online qualche giorno fa. Ah sì? Ah sì, davvero? Mica male. Mica male. Ecco, Leonardo Folcarelli, volevo parlare anche di questo in realtà. Quanto fiero il meridì. No, il meridì. Fa sempre più schifo. Grazie per. Non ho capito. Perché sei scritto ora? Non ho capito. Come fate a incontrare Pirla Svu? Ma guarda, abitiamo nello stesso posto, cioè abitiamo a Bologna, ci siamo un attimo scritti, ci siamo visti e poi abbiamo collaborato, abbiamo deciso di collaborare.
perché insomma ci fa comodo anche entrambi. A me mi porta una bella sponsorizzazione di persone ed mi serve anche per divulgare il braccio di ferro e il mio canale, ovviamente, che porta anche il braccio di ferro. Vecchio, ti consiglio caldamente di venire su Discord per Fish and Light. Una cosa molto esilarante, ma porca maremma. Sì, si tratta di poker, indovino. Si tratta di poker. Ma no, non penso che verrò su Discord perché tu hai detto che stasera non guardi il film. Facci fidanzato con YouTube 100%. No, 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 adesso non è una classifica donazioni? Sì, ce l'ho. Ciò sì, dovrei vedere. Potrei avercela. Posso vedere gli abbonamenti. Allora, ok. Sì, vediamo un po'. Vediamo un po'. Psychobiker. Eh sì, 3 mesi, fratello. Guarda. Guarda, 3 mesi. Psychobiker qua, guarda, 3 mesi. 3 mesi psycho. C'è un po'. Allora. Aspetta, ci sono un po' di cose che non quadrano. Perché Marco Ronco non ne ha due. Non ne ha due Marco Ronco. E neanche Mara ne ha uno. Dieci mesi, nessuno ha 10 mesi. Oh no, c'è. No, c'è qualcosa. Vedrai che io sono a 15. Come 15? Ma che 15 mesi? Oh, ma che sei impazzito? De Bocchi, ti giuro che devi venire. Non scherzo. Ho capito. Ora devo venire. Non so. Se no, vengo anche adesso. Boh, mi fa strano, però, effettivamente. Aspetta, forse Psycho. Aspetta, l'ho scritto qua. Psycho, io gli aggiorno sempre la classifica qua sotto le donazioni. Quindi se. Psycho Biker, se ci sei dovresti avere 15 euro. Se hai fatto sempre da 5 euro l'abbonamento. Vediamo un po'. Astro Tokyo, Dino, mi sei mancato. Mare Musica, Botti, grazie Botti. Ring, Delfino City, Mister Alt. Gabriele, dovresti essere qua circa. Se. No, non ci sei, Psycho. Vuol dire che sei. Sei a 10. Sei a 10, Psycho. No, vedi, sei a 10, Psycho qui. Che cazzo? Dove sei? Qua, vedi? Non so perché sia 10, eh. Ah, vabbè, l'aggiorno manualmente, quindi potrebbe essere che mi sia sbagliato. Però qua YouTube mi dice 2 mesi. Non lo so, forse potrebbe essere che ti si deve aggiornare. Grande Alessandro, in 3 minuti? Va bene, te Alessandro, lo faccio perché sei te, Alessandro, ok? Grande Ale. No, 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 qualcosa non torna. Allora, qua c'è scritto che l'abbonamento. Aspetta, 3 minuti. Ok. C'è scritto che il tuo ultimo abbonamento. Vediamo un po'. Nuovo abbonamento sottoscritto. No, allora, il nuovo abbonamento l'hai fatto 29 giorni fa. C'è scritto. Quindi, tra un giorno ti scade questo. E significa che. Sono. Ah. Significa che tra un giorno dovrebbero essere 3 mesi, in teoria. Sì, ecco, doveva funzionare così. Sì, doveva funzionare così. Tra un giorno sono 3 abbonamenti. Credo che funzioni così. Perché sei a 29. Quindi adesso ti. Sì, te lo metto tranquillamente. Ti metto quei 5 euro in più. Giustamente, perché insomma, se te ne metti 5 in più. Se hai dato 5 in più, ti metti 5 in più. Ok, l'ho preso il primo colpo. Bene. Ok, tac, ti sposto sopra. E sei esattamente sotto Withings. Tu direi chi cazzo è Withings? Ah, non lo so io. Withings gli è morto. Il prossimo è il quarto. Eh sì, eh. No, no, è vero, è vero. È il quarto. Francio, dici Pegasus, ma togli Pega. Sus. Perché Pegasus? Pegasus. Oddio, bisogna Pegasus. Pegasus. È il top, ragazzi. Ok, allora, Zuppirouli. Sus! Mamma mia, cos'è successo, Mara? Cazzo mi stai raccontando? Un attimo che voglio mettere una canzone un po' triste. Un po' triste. Basta! Hai rotto il cazzo sta pubblicità. Oh, raga, YouTube ha rotto. Ora mette pubblicità da 2 volte, da 3 minuti. Ma siamo impazziti.
belloccia, no, sta canzone? Spacca, è un po' triste, ma spacca. È belloccia, mi piace. Ma cosa vuol dire che sei sconvolto? Cioè, Mara, mi stai preoccupando. Ma le maniche non si rotta più. Scusami, hai ragione. Oh, sei troppo piccola sta maglia. No, non è possibile, non è possibile. Good vibes, Franch. È belloccia, è vero, sta canzone, ci sta. Mi associo. È belloccia, belloccia. Allora, volevo dirvi che in questo periodo qua sono un pochino triste per colpa di una ragazza. E il tema che abbiamo toccato poco in questo canale è l'amore in generale. Quindi ragazzi, voglio che oltre quelle due o tre volte che l'abbiamo fatto, voglio dedicarci anche una live apposita. Quindi io vi accenno in questi ultimi 40 secondi di live che sono un pochino triste in quest'ultimo periodo per colpa di una ragazza, che purtroppo è brutto da dire, ma funziona così. Cioè, tu decidi di non farti influenzare e alla fine involontariamente ce la fanno a influenzarti negativamente con tutte le loro robe, problemi. Dunque, voglio parlare un giorno di solo queste cose qua e voglio spiegarvi un po' la situazione, un po' com'è. Adesso siamo in 10 spettatori, se fossimo in 16 rimarrei Endox, però siamo in pochi. Ma mi fa piacere che tu sia stato qua. Sai, mi fa molto piacere. Francio, ti è arrivato il pagamento da 10? Ho speso tutto. No, non è arrivato niente da 10 euro. No, non mi è arrivato niente. Sartor Alessandro, cosa stai dicendo? Mi è arrivato quello da 5 di tuo fratello, non da 10. Tuo fratello si è abbonato da 5. Comunque grazie Endox. Tu. Grazie per l'abbonamento. Spero che potremo essere... non lo so, spero che potremo fare amicizie insieme. Vedo che sei molto partecipe adesso. Io spero che rimarrai prima o poi un po' di più insieme a noi. Starai per trovarmi. Spero che potrai... non lo so, potrai creare un'intesa tra di noi. Tony Tenny, mamma mia, 10 spettatori, virgola, famoso. Ah, ok, e cosa intendi con ciò, Tony Tenny? Speri di intaccarmi offendendomi? Cosa credi? Che io mi offenda se mi dici, wow, 10 spettatori? Ah, bene, 12. Ah, ho capito. Ah, sono tanti, vero? Sì, te ne fai sicuramente di più, ma soprattutto mi interessa se ne fai di più. Già, mi interessa parecchio. 5 minuti? Volete 5 minuti in più? Dai, va bene, dai, rimaniamo a 5 minuti in più. Va bene, ci può stare, ragazzi. Non so, parliamone, Tony Tenny. Dai, parliamone. Da dove vieni? Come mai sei entrato così, senza salutare, senza un po' di cortesia, senza un pochino di educazione? Se entri subito e dici, mamma mia, spettatori, famoso. Beh, allora, se per te sono famoso con 10 spettatori, mi fa piacere, non so cosa dirti. Ciao, Extreme TV, ma quanta forza hai per ste braccia? Grazie, troppo gentile. Ma no, parliamone, non c'è nessun problema. Tony Tenny, io voglio conversare. No, io non voglio offenderti, seguo pure. Ah, e allora come mai sei partito così? Spiegaci, non lo so. Triste anche questa canzone. Ok, che mi segui pure. Sai quanta gente mi segue giusto per il gusto, così? Un minuto in più. Perché viene il gripper? Non ho capito. Ogni tanto viene il gripper. No, è buggato proprio. Questo è buggato. È una funzione buggata. Aggiungiamo il minutino in più. Tac. Va bene, dai, vi accontento con 5 minuti in più. Non c'è problema. Tanto io di solito ne rimango un po' di più. Però Tony Tenny, vieni uno contro uno Fortnite. Ma il famoso vero dov'è? Oggi non ci sta Mr. Alt F4. Scusa, era per ridere, ma in realtà non mi fa ridere queste battute. Cioè, mi sembra un... mi sembra prendere in giro a me se mi vieni qua e mi dici, wow, sei famoso con 10 spettatori, sinceramente. Davvero. Cioè, non sembra una battuta divertente. A me sembra che tu voglia sfottere se fai così. Perché lo so bene da me che non sono famoso con 10 spettatori. E non c'è bisogno che me lo ricordi tu, capito? Cioè, dopo un po' mi rompo, perché signori, già io sono rotto di averne 12. Se qualcuno poi me lo ricorda,
come tutti i miei problemi. Io sono consapevole di tutti i problemi e i difetti che ho. Io non mi offendo se sono sicuro che non li ho quando me li stanno elencando, ma se qualcuno mi elenca dei problemi che ho già, magari anche più volte, io mi offendo perché so già di averli, quindi perché devi rimarcare su una cosa che so già? Se tu dici delle cose per dire e non sono vere, e so che non sono vere, me ne sbatto altamente così. Ma se è una cosa che già mi frustra, mi mette frustrazione in privato, sempre nella vita così, se qualcuno continua a ripeterlo, dopo un po' mi scoccio, capito? Io non ricordo la prima cosa che ha detto non ricordo la prima cosa che ha detto a me. Ma chi? Io mi ricordo ancora la prima frase che mi hai detto. Benvenuto Luca Parazzi. No, cosa stai dicendo? Spero che tu possa avere la stessa intesa col body con me. Io un anno dopo me lo... No, davvero, Parazzi? Ma scherzi? Davvero ti ho detto quella cosa lì? Sei serio, Palazzi? Ma serio? Ma fai a ricordartelo poi. Senti questa canzone stratriste quanto è bella in questi momenti. Veramente molto bella. No, ma Tenny, scusami, io non volevo fare il pignolo, ok, su quella cosa lì. È che mi sento un po'... Adesso mi sento un po'... Boh, non troppo in vena di non litigare, capito? Ma perché... non lo so, è buggato il grip, non lo so. Due volte chiuso col grip da 250 e sto... Hai chiuso te? Hai chiuso due volte questo? 250 e... 250 grammi è questo. 250 grammi, se... libre. Francio, sarai anche non famoso, ma la simpatia non ti manca. È quella cosa... Grazie. Grazie. No, ma concordo con te, Leonardo. Però purtroppo è da tutta la vita che mi dicono... Ah, diventerai famoso, farai strada. Farai strada. Io ci credo, ci ho creduto, ma adesso non ci credo più. Comunque, non per dire, ma adesso siamo a 18 spettatori, stranamente siamo a 18, quindi... Quindi, tot! Mi dicevi che ne avevo 12, ho 10, ne ho 20, doppio tot! Sto scherzando, dai, sto scherzando. Fantastico, Palazzi, quella frase che ti ho detto è veramente quella, la stessa che direi adesso, esattamente adesso se ti dovessi rincontrare. Io non mi ricordo... Ah, ok, diceva a me allora... No, vabbè, scusa, ovviamente. Di più di me le fai. Già è tanto lo sforzo che fai. Io le faccio da 5 anni. Le live. Reaction al filmografo Sharkle? Chi è? Ho uscito il capolavoro. Il capitolo è finito sul tubo. Ma chi è? E tu chi sei, soprattutto? Buonasera. In 9 minutes I'm gone. Scusa, ovviamente. No, vabbè, non ti preoccupare. A me quello interessa. No, ma Leonardo, se... Guarda, se funzionasse così YouTube Italia, diciamo che gente che adesso è piena di spettatori, piena di iscritti, si scambierebbe, e molta gente che magari è completamente sconosciuta avrebbe tutti gli iscritti che si merita. Spero compreso anch'io, ok? Perché io spero... Io nel mio piccolo so che... Mi potrei meritare più iscritti di quelli che ho, ok? Soprattutto iscritti attivi di quelli che ho. Allora. Ciao, sono Artic. Artic? No, mi ricordo di te. Ciao, Artic. Aia, la live sta finendo. Qualcuno riscatta qualcosa? Qualcuno vuole farla rimanere un po' di più? Bruno, legge qui su YouTube. Sì, guarda che c'ho 17 persone su YouTube e tu sei uno su Twitch. Non rompere i coglioni. Sta a noi... Elitisti di Twitch, ci sentiamo trascurati. No, sei tu che devi venire su YouTube. Sei uno? Ma secondo te? Sei uno? Francio, tu conta che non interessa se sei famoso o meno. Non ti seguiamo perché abbiamo capito che sei simpatico. E non sei come quei soliti YouTuber da migliaia di iscritti che non hanno conversazione con gli iscritti. No, ti ringrazio del bel messaggio. Grazie per esserti espresso con me. Appoggio. Sta per scadere il tempo. Stava scadendo il tempo. Facci, i miei messaggi ti arrivano? No, non mi sono arrivati. Non so perché, Alessandro. No, non voglio che lo fai live perché sei una bestia di forza. Grazie.
Però se li riscatti, guarda, se li riscatti te lo chiudo volentieri, eh. Molto volentieri. Non ho capito, ma come facciamo a essere in 20 spettatori? Siamo in 20 spettatori? Grazie ragazzi, mettete un bel like. Guarda, essere in 20 spettatori dopo un'ora e mezza è molto... Mi conforta molto, effettivamente. Sei il king. Grazie, caro. Grazie mille. Grazie. Senti che canzone, oh. Oh! Grazie, Endox! C'è troppa musica. Ah! Grazie mille per... Ciao, grazie Pietro, ti ho donato. Endox mi hai donato un CHF. Che cos'è il CHF? Ma che valuta è? Ma che valuta è? Grazie, grazie mille. Oh, ti manca... No, cos'è un CHF? Aspetta, CHF euro. CHF euro. Franco svizzero. Va, 90 centesimi sono. Grazie per i 91 centesimi. Chi mi arriva alla metà? Comunque, grazie mille per i 90 centesimi. Aumenta loro. Eh sì, con un euro... Ma sì, dai, facciamo un po' di più. Dai, 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 va bene. Cioè, guarda... Abiti Svizzera? Mo... Davvero abiti Svizzera? Questa è una notizia sconvolgente per me, sai? Eh sì, è... Cavolo, abitare in Svizzera non è mica da poco. Fantastico, grazie mille per l'euro. O tra un euro, diciamo così, un euro o un franco svizzero, entri in classifica qua sotto. Saresti troppo gentile. Cioè, non dico donameli, tranquillo. Dico, quando se vorrai in futuro... Non c'è nessun problema adesso, anzi, no, dimentica di quello che ti ho detto, non volevo dire niente. Grazie mille, troppo gentile. Ah, cioè, vedi, sei arrivato perché a me dici che ho fatto quello da 10. Guarda, ho guardato, ti giuro che non mi è arrivato. Invece è arrivato, fratello! Ma vecchio, l'hai fatto! Grazie, Alessandro! No, vabbè, non ci sto credendo. Grazie. Grazie mille, Alessandro. E ora ti sei meritato un po' di minuti... Li vuoi? Vuoi che aggiunga un po' di minuti in più o non vuoi? Oh, grazie mille per l'abbonamento da 10 euro. Oggi hai sgravato tantissimo. Pino, la prova al tuo canale. Oggi è da un anno che ti seguo, davvero? Grazie, anche te. Oggi inauguriamo un bel po' di cose. Sai quando fai qualcosa di cui ti penti e la gente continua a rifacciarti le cose? Io ora. Perché tu ora? Che cosa è successo ora? Franco, tu sei una persona che vale e continua così. Troppo gentile. Io non lo so che fini farò, perché sono... Non lo so, sto finendo un po' in depressione ultimamente, non... Io sono sempre stato una persona molto solare, ragazzi, sinceramente. Sono sempre stato una persona molto solare, però ultimamente ci sono delle cose che mi abbattono un pochino. Ma mi tirano su persone come Alessandro SGVV, che si è abbonato da 10 euro. Grazie mille. E Alessandro SGVV, guarda un po'. Dove cazzo è? Ecco qua. Alessandro SGVV. Dove sei? Oh, grazie. Itas 99 per l'iscrizione. Grazie mille. Dov'è Alessandro SGVV? Sei qui? Ale? Eccoli. Sei a 19 euro, vecchio. Grazie. E ora superi un bel po' di persone in classifica. No. Sì, grandioso. Oddio, mi vengono le lacrimucce adesso, Non mi fate piangere, che sono sensibile io. Una persona molto sensibile. Ecco. Grande, Alessandro, ti ho messo subito. Vediamo un po', esatto. Fantastico. Che triste sta canzone. Oh, ma che sta scadendo? No, aspetta. Tac. Vi va altri 15 minuti o non vi va? Se no, stacco subito. Francio, aggiungi minuti Francio Coin e il gioco Steam. Vuoi il gioco Steam? I Francio Coin. Allora, i minuti sì. I Francio Coin, ok. E vuoi anche il gioco? Te lo meriti, certo che te lo do.
Ovvio che te lo do. Endox, vuoi anche te il gioco? Perché tu mi hai donato, insomma. Anche se in realtà l'abbonamento va bene, l'abbonamento valeva, ma la donazione in realtà valeva con il link che c'era in descrizione. Ma posso fare uno strappo alla regola. Se ti va, Endox, posso regalarti un videogioco per Steam. Molto volentieri lo faccio. Perché anche se in realtà dovevi farmi la donazione con il link in descrizione, perché mi arrivava effettivamente 1 euro. No, poco meno, 60 centesimi. Qua mi arriva ancora meno, ma comunque sia grande. Ma comunque sia, io voglio potertelo offrire se ti va. Se hai Steam, ti posso offrire un gioco Steam se vuoi. Stessa cosa a te. Stessa cosa a te. Sì, Endox. Alessandro. Lo vuoi, Alessandro? Comunque sì, subito altri 5.000 Francio Coin per te, Alessandro. Subito. Che te la sei meritata. Ti sei meritato un gioco Steam valoroso. Abbastanza valoroso. Perché con tutte le donazioni che hai fatto, eccetera. Se aggiungi altri 15 minuti, muori nel dolore. Ma vuoi che venga adesso e tu mi dici cosa succede? Muori nel dolore? Hai perso tutto? Cosa succede? Hai vinto? Hai perso tutto? Sei morto? Sei resuscitato? Allora. Ecco qua i tuoi 5.000 in più. No, non ti devo preoccupare. Guarda, lo faccio volentieri, Endox. Se tu giochi a Steam, io volentieri ti regalo un gioco Steam. Ok? Perché con l'abbonamento e la donazione che hai fatto, ti sei aggiudicato un gioco Steam. Sinceramente, hanno aggiunto 3 minuti. Gli ho messi 3 minuti, eh? Gli ho messi 3 minuti in più, lo sai? Gli ho messi 3 minuti in più. Sì, eh? Sì. Ah, sì. Itas, Franci, ma dove hai lasciato i più lassù? Allora, hai lasciato, si scrive con l'H. Porca miseria, dove hai lasciato? Non è dove hai. Non è dove hai. È dove hai lasciato. Comunque fa lo stesso. Dove li ho lasciati? Cosa significa dove li ho lasciati? Il 15 facciamo un altro video insieme. Non so se l'ho detto. Il 15 facciamo un altro video insieme. Franci, se ti va scrivi dopo il gioco. Il gioco non mi serve. No, ma... Allora, lo vuoi o non lo vuoi? Io te lo regalo volentieri. Ciao Marco Scorrano, buonasera. Ciao, io la finisco l'11 da scuola. Dai. Davvero? È greve, eh? Scusate, ho mal di testa un po'. Non so che dire, per dire qualcosa dico che non so dire. Non so che dire, non c'ho parole. Non ho parole, giù piroli e giù chini. Allora, 15 minuti. Cosa vi va di fare in 15 minuti? Possiamo fare due chiacchiere. Due chiacchierine. Non lo so. Cosa vi va di fare? Vediamo un pochino. Diane. Oddio! Sarlo! Buonasera a te, Sarlo. Da posto. Buonasera e benvenuta in questa nuova live, Sarlo. Come stai? Tutto bene? Eh già. Tutto bene, Sarlo. Diane! Se sgrizza voi se... Emanuel Pusciano, quando dirai sti... sì, presto, dai, Emanuel, presto, Emanuel. Comunque, benvenuto in live anche a te. Potentane, certo che potrà essere Discord. E ti meriti anche il ruolo donator e il ruolo abbonato, ovvio. Guarda, basta che scrivi Discord.esclamativo Discord. E subito. Faccio il mio compleanno il 15. Grazie, Grigio VR, per l'iscrizione. E anche a TF Davide, TVF Davide. Ma che cazzo siete, ragazzi? Volete che vi picchi? Guarda, adesso se vengo e fate i mascalzoni vi picchio, eh. Se fate i mascalzoni vi picchio istantaneamente. Ciao capo! Ciao Fior Treale, buonasera a te, carissimo. Grazie per l'iscrizione, Fior Treale. Sarà Fioreale? Fioreale? Fioreale. Sì, suppongo sì. Non ti ammazzare, dai, la vita è bella. Posso avere i miei dubbi? Se possibile. Francione, farai qualche gameplay? Oggi? Ma oggi mancano pochi minuti, non credo. Però sì, certo. No, ai videogiochi voglio ritornare a farli. Voglio tornare a fare qualche giochino insieme, cose così. Sì, volentieri. Tutto bene, voi? Merda, Sarlo. Come mai capiti da queste acque? Da queste parti? Ciao, capo. Ciao, fantastico. I dubbi li lasciamo agli idraulici. Perché agli idraulici?
agli idraulici. Comunque, se vi va, venite su YouTube, che io faccio lo youtuber, faccio dei video che potrebbero meritare, quindi per cortesia, non mi... ecco, non fate gli stronzi, ecco, porca puttana. Non oggi il gameplay, in qualche... sì, certo, volentieri. Allora, devo fare questo per il carissimo Alessandro SGVV. Olè, easy dude. Posso avere dei dubbi? Certo. Ma nessun problema. Meglio Twitch, YouTube, merda. Ah, era questo il tuo dubbio? Vabbè, tu avrai le tue opinioni, io ho le mie. Io faccio lo youtuber, sai, i video non è che posso metterli su Twitch, per dirti. E il mio pubblico è su YouTube, quindi perché dovrei preferire Twitch che ho 1000 iscritti rispetto a YouTube che ne ho 10.000? Capito? C'è un po' di differenza. È Veneto? Io sono Veneto? Ma che? Ma va là? Ascoltami, sai riconoscere gli accenti? Ma ti sembra normale di una cosa del genere? Allora... allora stai dicendo, allora? A fare un bel aperitivo, allora? Cioè, insomma, cosa ne pensi, Figa. Non sono milanese. Mi vedo molto dubbiosi. Guarda, io sono dubbioso solo di una cosa, se picchiarti o meno, ok? Ho i miei dubbi sul fatto che tu ti meriti un pugno o no. Ma potrebbe essere che tra un pochino te lo meriti, ok? Sì, ma volentieri, ma molto volentieri, guarda. Come funziona il gripper? Allora, il gripper è questo figlio di trottola qua, che mi ha fatto smadonnare per dei mesi prima di chiuderlo. È una molla, vedete in breve, qua è una molla arrotolata, ma chi la chiama molla lo tiro a sprangate nel muso. È una specie di grazie, grazie, Brilliant 93 Drift secondo account, grazie mille, Brian, grazie. Francia, fine live, dono 50 euro. Mi dispiace, non ci sto a credere, grazie Francio Gay, punto. Ah, sei tornato? Francio Gay, mi mancava il Francio Gay. Chiamo la gang del boschetto. Cazzo, non lo fare per favore. Ma se poi ti vengono dubbi, se mi hai già... ma se poi ti vengono dubbi, se mi hai già picchiato? No. Se ti picchio, lo faccio perché voglio farlo. Non ci sono alcuni problemi. Ma guarda, come qualcuno... oh, Mr. Alt, ci ha raggiunto. Bella la molla. Si dice gripper, ok? Si dice gripper. Guarda, come dicevo un tempo, allora, il pugno, ok, com'è che dicevo, porca puttana, Palazzi, ricordami, il pugno te lo devi meritare, io te lo tiro solamente, ah no, dicevo, allora, se io ti tiro un pugno, ma il pugno te lo tiro forte, non va bene, cazzo, ok, cazzo non va bene, no, porco Dio, era il contrario. Scusate, non si dice porco Dio. Dice porca madonna al massimo. Dicevo il contrario. Stavo dicendo. Me lo ricordo. Allora, il pugno, se te lo tiro piano, non va bene, ok? Sei poco riconoscente. Ecco, non mi ricordo. Sei poco riconoscente. Mentre se il pugno te lo tiro forte, ok? Tipo ti tiro un pugno sulla faccia, però che non ti fa svenire, ti offendi un pochino, no? Un pochino ti offendi, ok? Mentre se invece ti tiro un pugno che ti fa svenire, già lì, no dai, dici, già lì, già dici che va un po' meglio, ok? Va un po' meglio. Ma se ti tiro un pugno che ti ammazza direttamente, tu lì mi sarai riconoscente a vita, capito? Sarai felice di quello che ti ho fatto, o no? Cioè GTA premia 10 euro su Steam Gaming. Guarda che io ce l'ho già GTA e comunque l'ho preso a 9 euro. L'ho preso a 9 euro GTA. Premium, quello premium. È russo? Non sono russo, ma scrive con l'accento, se mi permetti. Non sono russo, sono ebraico. Che risate. Sto scherzando. Il pugno se è forte è per affetto e se piano ti offendi. Esatto, è perché ti voglio bene. Cazzo, te lo ricordi? A morte più che a vita. Sì, esatto, esattamente. Bella, Mr. Alt, come stai? Hai capito l'Einstein? Ma sì, dai, te la provo. Cristian Narciso, buonasera Cristian Narciso, come stai? Sei nuovo, dai, Cristian? No, Cristian, non sei nuovo. Tu non sei... ma vaffanculo! Scusate, non si picchia il merdino. Riconoscente a vita per quel secondo rimanente, se muore subito. Te la posso passare, te la provo. Te la posso... Hitler versus Francio? Io. Ovviamente vinco io, gli tiro una pisellata in faccia che vede, poi Hitler, ascolta, cosa pensi, che Hitler mi faccia paura, ma che cavolo di... Francio Cazzo Lungo, ti ricordi di me? No, mi ricordo Francio Gay, non Francio Cazzo Lungo. O ti ho sbannato, sei tornato, non mi ricordo.
Adolphus versus Francio. Adolphus. Il merdino è caduto. Il merdino mi fa incazzare quando cade, perché basta un micro tocco, un micro tocco di pene e veramente cade giù, che è una meraviglia. Dai, adesso io faccio voto di silenzio. Voto di silenzio. Mi riposo un pochino. Oh, voto di silenzio. Sto scherzando, fratelli. Voglio che mi diate un argomento. Possiamo parlare di un argomentino per questi 15... Oh, quanto rimane? 7 minuti. Sì, mi legga, signore. Non è arrivato niente di quello che mi ha scritto. Zero. Zero, Sofia. Ah, sì, invece. Io però preferisco vederti su Twitch. Che cazzo me ne frega? Cioè, come me ne frega su Twitch? Sei da sola, là? Qua almeno c'è più gente. Là non c'è nessuno su Twitch. C'è un cazzo nessuno su Twitch. Sono già andati via quei due bastardi di prima. Fioreale lì e quell'altro. Mamma mia, veramente, incredibile. Parliamo della tua fidanzatina. Ecco, Mr. Alt, perché vuoi parlare di una cosa che mi rende triste? Francia, un anno di merda. Oh, un anno di merda. Settimane fa un ubriaco mi ha investito. Cosa stai dicendo? Ma non dire cagate. Pierino verso... Chi vince? Abbiamo fatto braccio di ferro io e Pierino nel mio video del braccio di ferro, nel mio. Quindi, attenzione, preparatevi, signori. Allora, potrei mettere lui però effettivamente in copertina. È vero, è vero, è vero. Non sono nuovo. È che no, infatti lo so che non sei nuovo. È che non ho più potuto vedere le tue live per alcuni problemi. Ma vai tranquillo. Francio, buonanotte. Ho speso bene i miei soldi. Un bacione. Un bacione a te, Alessandro. Grazie mille per quello che hai fatto. Grazie, veramente. A me daresti un pugno? No, Sofia, non te lo meriti ancora. Non te lo meriti ancora. Cioè, te lo posso dare, però... piano, se vuoi, però te lo do piano, proprio un disfioro al massimo. Io dessi palali cinese. Sembri bangladese al massimo. Napoli, è sempre Napoli. Napoli, oh, la mia Napoli, ho visto, questo qua è tutto il mio posto, dove io faccio la pizza napoletana. No, questo qua è più un siciliano, mezzo siciliano. Mi dai il modo a fine live? Dai, Alex, va bene, dai. Mi hai convinto, sono buono, sono gentile, te lo do adesso. Però tu devi assicurarmi che farai almeno un altro abbonamento da un euro, minimo. Ok, perché forse me lo merito, dai. Angelo, tu sei mai stato picchiato seriamente con qualcuno? Ti sei mai picchiato? Allora, ragazzi, aspetta. Io inauguro a tutti qua presenti che Alex Sulmina sta per diventare moderatore tra 3, 2, 1 e via. Ragazzi, facciamo tutti un caloroso benvenuto al nostro carissimo amico Alex Sulmina. Boom! Benvenuto Alex Sulmina, sei grandissimo e benvenuto nei moderatori. Grazie per essere qua con noi da tanto tempo. Te lo sei meritato. Ho deciso di dartelo un po' in anticipo, con un pochino di controversie, ma te lo sei meritato. Ed ecco qua che scoppia i coriandoli. Pum, auguri a te, auguri a te. Però un bacino me lo merito. Devo riflettere. Forse sulle labbra della fica. Lì sì. Però da altre parti non lo so. Ma quanti pugni mi... Allora, Palazzi, te sei vicino, sei sull'orlo della morte, ok? Perché non dico che ti ammazzerei. Non ti ammazzerei, ma quasi sei vicino all'ammazzarti, sì, sei vicino. Alex ha 20 ore. 20 ore non sono tantissime, però se l'hai meritato. Ma ci mi dai il mod anche a me, visto che sono mesi che ti seguo, rinnovo abbonamenti e subabbonamenti. Mr. Alt, te non mi hai mai detto che volevi essere moderatore, ma potremmo pensarci in futuro. Però devi farmi una domanda iscritta, per iscritto ufficiale, perché sennò non va bene. Non devi fare un po' a cazzo così. Ho un collegausen. Cos'è un collegausen? Se sgrizza poi, se sgrizza Ale. Mi hanno chiesto prima se mi sono mai picchiato seriamente con qualcuno. Ci sono andato molto vicino con quel figlio di troia di quella persona che ho parlato prima, che... Giuseppe Loria, che praticamente ha chiamato Bartali,
ha chiamato Bartali Bartali e sono andato molto vicino nel picchiarmi con lui, molto, in prima superiore, adesso siamo in quarta, molto vicino, perché, oh, dai, va bene, dai, quanto rimane? 2 minuti, ve la spiego in questi 2 minuti, aspetta, vediamo un po' che vi leggo. 2 is meglio che 1. Francia, vieni uno contro... Ma che Fortnite? Ti mando una mail, perché? Ah, va bene, ok. Lo sai che sto ancora al sud per adesso? Davvero? Francia, se seguo tutte le live, metterai mod? Anche te vuoi essere mod? Ma rega, ma dopo non ci saranno più persone normali sta live. Io non ho mai picchiato qualcuno, se non mio fratello, quando ero piccolo... Ah, sì, quello sempre, tutti i giorni, anch'io. Che devo stare vicino al nonno, lo sai questo? Sì, sì, sì. Mi stai prendendo in giro. E lo sai questo? Mi stai... Io ti sto prendendo in giro. No, non prendo in giro. Sì, ma dammi l'email. Ma la mia email la trovi anche nelle informazioni del mio canale YouTube. In fondo, nell'ultima pagina. Volevo dirvi una cosa. Avete presente? No, adesso vi ho parlato di questo, lo Giuseppe Loria, no? Che praticamente è una persona con cui mi stavo per menare, no? Vi ho detto, in prima superiore. Volete sapere o no la motivazione per il quale lo stavo per fare? Volete saperlo? Ve lo dico, eh. Ma perché hai detto per iscritto? Perché se no vuol dire che non ti interessa, devi farlo ufficialmente. Bella di nuovo, ciao Adrenal Martiz, benvenuto. Ma il grip ce la fai chiudere senza gevellarti con 2 dita per la presa? Sì, ce l'ho fatta, ma... cioè, è legale farlo, aiutarci con 2 dita, eh. Cioè, non è che sto barando adesso, dici no, ecco perché senza 2 dita c'è un finocchio, fai schifo, non ce la fai. No, ce la faccio, ci ho provato, ce la faccio. È che è perché chi ha le mani piccole... mi sembra anche corretto che se lo aggiusti un po' come meglio si crede nella sua mano. Aggiustarselo non vuol dire avvicinarselo di 20 cm, vuol dire metterselo un po' meglio. Perché, cioè, comunque, guarda, cioè, se io non me lo... se non mi aiutassi, dimmi dov'è il mignolo che fa forza. Cioè, dimmi il mignolo, ok? Guarda, dimmi il mignolo dov'è che fa forza. Lo vedi? Cioè, ho solo queste 3 dita qua che fanno praticamente forza. E io se dovessi adesso fare così, con queste 3 dita, lo riuscirei a chiudere, capito? Però vabbè. No, non intendevo quello, adesso posso sapere. Ah, ok, no, va bene, sì, sì, sì. Francia, poi mi insegni a fare a botte. Ma io non so fare a botte, ragazzi. Io quello, una cosa che ho sempre detto, ragazzi, è che se io dovessi fare a pugno con qualcuno, anche con il più secco del mondo, con il più scarso del mondo... Io sono sicuro che le prenderei di santa ragione da chiunque. Cioè, a parte non avere il coraggio, diciamo, di picchiare qualcuno. Perché non mi sento una persona che picchia. Assolutamente. Una persona volgare, né una persona violenta. Mi sento civilissimo. Mi sento la persona più civile del mondo, più pacifica del mondo, più pacata del mondo. Soprattutto per quanto si riguarda il menare le persone. Cioè, solo una volta mi è venuto da picchiare. Due. Vi spiego la prima volta. Dai, vabbè, rimaniamo quello che mi è venuto in più. Ma sì, dai, solo perché siete voi, ok. Sarebbe finita la live. Arti e le mani piccole. No, vabbè. Allora, la prima volta che stavo per picchiarmi con qualcuno, mi ricordo che ero alle medie. Ok, ero alle medie. E fine live. 2 minuti in più, adesso vedrai che parlo. Se inizio a parlare io non finiamo più, se inizio a parlare, lo sapete, Endox, tu devi sapere che quando inizio a parlare io, ok, se siamo in live, guarda, cioè io dico, oggi ho deciso, finisco, faccio una live che dura 1 ora e smetto, non faccio di più, ecco, arriviamo agli ultimi minuti e posso, è capitato delle volte che ho continuato la live per 2 ore. Ho detto smettiamo, oggi decido che smetto tra mezz'ora. E ho smesso tra 3 ore, per dirti. Una cosa del genere. No, non sarà il caso di oggi perché ho un po' mal di testa. Però un pochino di più rimaniamo. Ecco, volevo sapere, Endox, tu da dove mi hai trovato? Cioè, come hai fatto a trovare il mio canale YouTube? Proprio oggi che ti sei anche iscritto. Ho aumentato un po' di più i minuti, Ciao Andrea Ninkeri, buonasera. Tutte quelle live del 21... Delle 21 che duravano, che dovevano durare un'ora, sono finite alle 4 di notte. È vero. No, duravano. Lì già avevo uno standard un po' più alto. Cioè, duravano 2 ore. Sai perché? Anche perché lo facevo anche perché volevo arrivare agli abbonamenti. E quindi duravano un po' di più perché c'era il traguardo lì che volevo raggiungere. C'era un po' più di motivazione, no?
Dove si trova la tua email? Te l'ho appena detto. Mamma mia, nell'ultima fase. Dove? Nell'ultima fase del mio canale YouTube. Noè. Ah, ok, siamo sempre su Epidemic. Va bene, allora siamo su Epidemic, va bene. Vabbè, tanto ho già avuto il copyright probabilmente. Guarda, si va qua al mio canale. Informazioni. Indirizzo email. Luca Franciosi, 3 chiocciola.gmail.com. Oh, rega, sono 350.000 visualizzazioni in totale. Ma sai che non è male per un cazzo? Ma sai che non è male per un cavolo? Ero un tuo vecchio iscritto, ma avevo cambiato telefono e quindi adesso sono con un nuovo. Ah, ok. Ah, giusto, me l'hai detto prima. Marshmallow, no. Walla, Swalla, Swella, Wella. Swella. Swalla. Fatti un piatto di pasta con gli Wella. amici. Prova gratis YouTube Premium e cucina senza interruzioni. Weppa. Ti chiamavi tipo così, giusto? Tipo così? Mi ricordo una cosa del genere. Marshmallow, boh. Ma Marsh. Smello. Mello. No, no, no. Smello. Quando ha donato. Ma vaffanculo, waffle, vaffanculo. Quando ha donato Rovazzi ha prolungato fino alle 5 del mattino. Sì, è vero. In realtà era già tardi. Erano le 3. Quando ha donato Rovazzi era le 3. E circa, non mi ricordo. Ma che swalla, swella, sweppa. Era waffle, oh, scusami. Ma le gare le fai di. No, ma le fai. Le gare di braccio di ferro? Ne hai fatte già qualcuna perché per l'età che hai una forza di poco di. E no, non è vero. Non ho una forza fuori misura, non è vero. Ho una forza. Non fuori, non fuori, non smisurata, ma più della media, ecco, più alta della media della mia età, ecco. Ma non è smisurata, fidati. Nel braccio di ferro, se io lo facessi in modo professionale, non avrei speranze, cioè mi farebbero il culo in poche parole tutti, Finirei mai la. Certo che la finisco, la finisco. Comunque, devo aggiungere perché non ho parlato ancora di niente di quello che volevo parlare. Vedi, io ogni tanto vengo, nonostante siano 5 anni che faccio live, vengo e, non, e riesco a trovare da parlare per delle ore e ore. Cose che riesco a fare anche dal vivo con i miei amici stretti, eh. Però se devo farlo con delle persone che sono nuove, tipo, mi viene così. Troppo umile e grande. Ah, io funziono così. Cioè, io. Quello che faccio in live. È già andato via Alex Solmina? Cioè, Alex Solmina ha avuto il mod, è già andato via? Continua a seguire i tuoi video. Grazie, grazie mille, grazie mille. Ricordati che se ti abboni, Extreme, domani esce un video per gli abbonati assurdo sulla mia sfida impossibile della massa, ok? CD Swella Weppa, Swella Weppa. Guarda il mio nome, Swella Weppa. È bellissimo. Ora, se ti chiami così, se ti lasci questo nome, mi ricorderò di te per sempre. Swella Weppa. Quindi, perché vuoi picchiare quel tizio? Ecco, giusto, sono arrivato a quel punto. Stavo dicendo un'altra cosa prima, quindi fatemi dire così magari prolunghiamo un altro pochino. Io in live, appunto, vedi che mi tocca aggiungere dei minuti perché sennò non ho neanche il tempo di parlare, vedi, siamo già. Sì, vabbè, già mezz'ora fa dovevo smettere per dirti, forse anche di più. No, aspetta. Siamo a 2 ore, dovevo smettere un'ora fa. Un'ora fa dovevo smettere, però comunque sia. Ma quanti messi di spettatori? Niente male, ci arriviamo a 100 like per caso? Io non so scappare. Ah, ok, sei qui. farai anche delle live su dei gameplay? Sì, certo, Cristian Narciso, sì, certo. Però tu devi rimanere dall'inizio alla fine per. Allora, intanto chi rimane fino alla fine guadagna dei FrancioCoin gratis che potrà utilizzare nel mio negozio. Ho svegliato tutti, stanno dormendo. Grazie, 19 spettatori. Ci arriviamo a 100 like, ragazzi. Mancano 2 giorni. Bella, Claudians, 2 giorni è finita la scuola. Ah, grandissimo, grandissimo. Ciro Esposito. Ciro Esposito. Fatto inviato. Ok, perfetto. Francio, ma io sono nel tuo Discord da 2 anni e mezzo. Non ho il veterano. Ah no? Ah, e non lo so. Dovremmo verificare effettivamente se ci sei da 2 anni e mezzo. Mister Crab, lo sento bassissimo. Godo. Godo, godo veramente. Aspetta, che voglio mettere un po' di musica.
Ma è bella queste musiche, sono veloci queste musiche qui, quelle di Epidemic Sound alla fine. Sì. Finalmente. Buon per te, dai. Sono felice se finirai. No, non era questa, aspetta. Eccola. Oh, che due coglioni, la pubblicità di merda. Madonna troia. No, non si dice. Bella questa, ci sta. Allora, stavo dicendo, vedete che io alla fine rimango a parlare per tanto tempo. Buonasera. No, grazie, brava. 2 euro. O tu sei impazzito completamente, oppure non lo so. È tornato Mister Alt a donare. Grazie, Mister Alt. Dopo secoli, oh, dopo secoli sei tornato sulla retta via delle donation. Grazie mille per i 2 euro, frate. Dove sei? Dove sei, Mister Alt? Dove sei? Dove ti trovi? Mister Alt, 19 euro? 20, 22? No, 21. Sei a 21 euro. Grazie, Mister Alt. Grazie. Un bacione gigante, fratello, Fradimo. Mi dispiace. Oh, è troppo alto, scusate. Grazie mille. Alza il volume al massimo. Lo so, dovevo alzarlo al massimo. Hanno tolto la cosa dei PayPal. Cosa? Cosa vuol dire? Cosa significa? Come si fa a usare il redeem? Guarda, tu fai prima a far così. Tu scrivi punto esclamativo negozio e il bot ti porta direttamente nel negozio dei FrancioCoin, dove potrai vedere tutte le cose che ci sono per spendere. Ogni live che mi piace, da ora 2 euro ti faccio diventare ricco. Davvero? Metti Andy Timmons. Vuoi Andy Timmons? Oh, c'è una canzone che voglio farvi ascoltare, bellissima, di Andy Timmons. Cioè, ogni live che mi piace, da ora 2 euro ti faccio diventare. Cioè, mi stai dicendo che ogni volta che faccio una live che ti piace mi dai 2 euro? Ma che vuoi impoverirti? Ti impoverisci se fai così. Comunque, ti sei meritato che io aggiunga altri minuti. C'è ancora il mio carissimo Hendex. Swella weppa? Voglio swella weppa. C'è swella weppa? Aggiungiamo un altro po' di minutini, dai. Solo per te, caro. Tac, 10 minuti. Oddio. Hanno tolto il coso su PayPal e accetta. Ma io ho Mastercard e non PayPal. Capito? Nel conto bancario me li mettono i soldi. Io impoverirmi. Ah, cioè quindi mi stai dicendo che non mi puoi donare su PayPal. Ma tu ora hai donato su Super Chat. Ascolta, ti voglio chiedere una cosa, Mister Alte, perché qui con le tasse e tutto mi fottono i soldi. Voglio chiederti, ma tu, guardami, hai mai provato, Mister Alt, o qualsiasi altra persona che mi ha donato in passato, hai mai provato a venire sul mio canale, no? Sulla mia live? In descrizione, dona qua. Hai mai provato a fare così? A fare così? Scrivere la donazione che vuoi fare. 120 è meglio. Mettere il nome, scrivere e donare da qui. Hai mai provato a farlo da qua? No, perché vedi, cioè è solo Marchito che mi dona. È solo Marchito che mi dona da qua. Cavolo, settimana che cosa ho avuto? Sempre Marchito, da sempre Marchito è il primo. Però ne ho avute altri che hanno donato da qua. E insomma è meglio. Endox Swella Weppa. Swella Weppa è tornato. Quella. Ragazzi, se volete donare, io vi consiglio di fare così. Aspetta un attimo. Ma te sei sicuro di volermi donare? Boh, ma io non lo so. Se mi sembri troppo gentile nei miei confronti. Concordo. Sono io, eh. Sono io, l'ho scritto io. Ecco, ragazzi, questo è quello che penso. Merda, sto iniziando ad avere una fame incredibile. Oh. Vi ricordate quando facevo le live e mi veniva una fame porca? Perché stavo in live un botto a parlare così e veniva una fame boia. Sì, mi chiedeva lo stesso l'utilizzazione di PayPal. E quindi non puoi farlo? Continui ad aggiungere e non finisci più. E dove sta il problema, fratello? Perché volevi eliminare il tizio? Sono curioso, adesso te lo dico. Bisogna un attimo parlare, interagire. Stavo dicendo un'altra cosa in realtà prima. Allora, avete presente, no? Quando io. Oggi come altre. Ciao, buonanotte, Psycho Biker. Ti è piaciuta la live? Ti ho annoiato? Ti è piaciuta?
Non lo so, spero ti sia piaciuta. Buonanotte. Mangi, vuoi anche va senza cipolle? Io voglio mangiare adesso. Ho una fame rega che sto scoppiando. La famosa cosa che ci dovevi raccontare. Adesso due cose vi devo raccontare. Tre in realtà. Sì, vabbè, finiamo mezzanotte e mezza qua. Mi ricordo le Cicles e le croccantelle di mezzanotte. Oh! Le Cicles sono sempre state un optional. Adesso mi stanno, non lo so, mi hanno stufato le Cicles ultimamente, sai? Porca puttana. Ma che è? Sì, consumo 40% di CPU. Ma che sei impazzito? 40%? Ma raga, mi sa che il mio PC sta iniziando ad avere degli acciacchi, eh. Il mio processore, perché 44% di utilizzo di processore mi sembra esagerato. Mi è arrivata l'email di Mr. Alt, adesso la leggiamo insieme a voi. Ciao Francio, io sono Mr. Alt, il tuo caro e vecchio amico. Conserva questa email nel cassetto e mettimi a vedere tutte le grazie. Allora, hai utilizzato troppi punti e troppe virgole. Grazie mille. Sono ironico, non ne hai messa neanche una. Questa live mi evolverò il modo cipollino di livello 7. Sei sicuro? Aggiungi 30 minuti al timer. No, 30 è un po' troppo. Un attimo, mettiamo un bel Andy Timmons. Dai, mi va Andy Timmons. No, aspetta, ce l'ho salvata. C'è ancora il Dark Drift? Dark Drift, puoi metterti Dark Drift di nuovo? Quel nome del cazzo che adesso mi fa girare i coglioni. Il Limon Cell. Chi è che si coda un po' del Limon Cell? Ha avuto un po' di Limon Cell? Ha avuto un po' di Limon Cell? Cazzo, è vero! No, era troppo bello. No, merda. Grazie per l'iscrizione. Chi so se Sofia Fiori. Come? No, devo aprire la finestra, sto morendo di caldo. E mettiamo pure un po' di luce. Oh cazzo, è spenta. Scusate, pensavo avessi la batteria in tasca lurida. Allora. Buonasera, allora. Stai altri 10 minuti, per favore. Adesso vediamo. Allora, sto guardando da 9 ore le tue live. Cosa? Cosa significa da 9 ore? Rega, sai che ho convinto la mia tipa a seguirti. Ehi, davvero? Ma gli faccio, cioè, gli ispiro simpatia oppure no? Io sono qui per farvi ricordare tutte le cose belle della scorsa estate. Cioè, allora, io, ragazzi, l'estate scorsa ho iniziato il mio periodo d'alcolismo. Io l'anno scorso, a 17 anni, ho iniziato ufficialmente a innamorarmi degli alcolici, ok? Mi sono innamorato degli alcolici e dall'anno scorso, è iniziato solo l'anno scorso, prima non bevevo, e ho trovato due bottiglie di limoncello, siamo nel cassetto, insomma, di casa mia, erano imboscati in alto così. Le ho prese, le ho messe in freezer, stranamente, le ho assaggiate e, cioè, amore a prima vista. E mi sono innamorato assolutamente del limoncello di brutto. E mi ricordo tutte le volte che prendevo il limoncello. Aspetta che metto un po' di canzone. Mi ricordo tutte le volte che prendevo il limoncello in live qua, e facevo i bicchierini con quello lì, il bicchierino giallo, tutto vetrato, opaco, bellissimo, giallo. Mettevo il limoncello, ci dava quella freschezza, era ghiacciato, così buono. Mamma mia, raga, era troppo bello. Era una cosa fantastica. Il problema è che quei due cazzo di limoncelli avranno avuto 20 anni minimo. Erano vecchi di 20-30 anni che li ho finiti e non li ho più trovati. Ho un'idea, metto una canzone sottofondo e voglio andare insieme a voi a ritrovare quei limoncelli lì. Voglio vedere dove cazzo sono finiti. Però qua c'è un problema, mi consuma troppa CPU. Sentiamo che canzone vi ho messo. Ascoltate. Vi ho messo Cry di Andy Timmons. Mi dà fastidio, raga, che sta laggando. Perché lagga? Merda, che giramento di coglioni. Oh, Dio. Voglio capire perché. Aspetta, posso avere il diritto di vedere? Pure per me. E ha detto, mazza che tipo. Oh, gli sei simpatico, ti va a prendere per il culo? Perché ha visto la tua storia di nuovo? No.
Perché hai visto la tua storia di nuovo fisico 2020? Eh? Oh, sto laggando. Che è la storia di nuovo fisico 2020? Non l'ho capita quella. Senti che bella questa. È molto bella questa. Però questa qui è la versione non copyright, eh. Sinceramente è un po' più bella quella copyright, devo essere sincero. Ma è bella anche questa. Molto bella. Ok, speriamo di non laggare. Mi sono incazzato, però le donne piacciono i muscoli, per questo vado in palestra. Ah, vai in palestra? Ti sei incazzato di che? Non ho capito, non ho seguito il ragionamento. La cosa che ci devi dire... Cioè, sono passati 2 minuti e non ho ancora detto niente delle 3 cose. Cos'è che volevo dire? Mi sono perso tutto. Allora, la storia del picchiare, l'altra storia del picchiare, il perché io finisco le live così tardi. Il limoncello, no, fanculo. Si chiama limoncello, no, fanculo. Devo vedere se c'è. Allora, si chiamava limoncello. Aspetta, porco dio. Porco diavolo morto, volevo dire. No! Fanculo. Limoncello. Aspetta. Prendo, metto qua. No, vaffanculo. Ok. Ho rimesso il mio nome. Dark Drift! Grandissimo! Praticamente CCG, Jack Ceri, eh. Non ho bestemmiato. Esatto. Sto morendo di fame. Vabbè, rimango ancora un po' solo per voi. Davvero, Pala? Grande. È vero che tu andavi sempre a letto a questo orario. Dai, palazzi, rimaniamo un pochino. Aspetta, il limoncello si chiama Valdoglio! È lui! Oddio! È lui, cazzo! Aspetta, però ce n'era uno preciso. Non era questo. Questo è troppo... È troppo recente. Era vecchissimo. Era il Valdoglio stravecchio. Aspetta. Più simile a un qualcosa del genere. No, limoncè fa cagare. No, limoncetta pure. Limoncè. No. Limoncino. Vecchi, ma vi ricordate il limoncino? Oh, era il limoncino. Porco dio. Era il limoncino, raga. Limoncino. Adesso lo trovo. Limoncino, raga, è troppo. No, limoncino è tutto. Era un altro livello rispetto al limoncello, eh. Era un altro livello. No. Devo trovarlo. Limoncino Marche. No, limoncino voglio. Cazzo è limoncello, limoncino. Limoncello. No, tutto limoncello. Merda, raga. Io voglio limoncino, porco dio, scusa. È troppo buono il limoncino. È tornato anche il limoncello. No, raga, io lo compro. No, vi giuro che se trovo il limoncino, quello lì. C'è l'amaretto di Saronno. Cazzo, limoncino. Come lo trovo? Come cazzo lo trovo? Su Amazon? Cioè, su Amazon vendo limoncino. Limoncino? C'è il limoncino? Vediamo un po'. Eh sì, no, il limoncello di merda qua. Limoncello di capri, questo sembra buono. È un po'. Questo mi ispira, questo è bello. 700 ml, questo è belloccio, eh. Oh, era troppo buono quello che avevo. No, non era questo. No. Merda, scusatemi, mi sto intrattenendo una cosa brutta. Non bisogna mai bere, ragazzi, ma... Il limoncino sì. Il limoncino ve lo posso consigliare. Senti che canzone celestiale. Eccelsa. Bello anche questo limoncello. E penso che io volevo il limoncino. Lo troveremo prima o poi. Vabbè. Dovrebbe essere finita la live, Francio? Ah, davvero? Ah, scusate. Non era mia intenzione. Zitti raga, non dite un cazzo. Senti qua. Bellissima. È bellissima sta qua, è bellissima. Ma ti metto quella lì di un tempo.
Più tetti da riparare, più case da pulire, più caldaie da aggiustare. Sta laggando la live, raga, sta laggando la live. Bellissima. Anche questa, tanta roba, in onore dei vecchi tempi. Mamma mia, sto morendo di fame, raga, sto morendo di fame, sto per andare in tilt. Bella Francia, finalmente la scuola è finita. Oh, ciao caro, già. Sicuramente musicisti su un altro livello. È bravissimo, è bravissimo. Perché voglio eliminare il tizio? Ah, giusto, ve lo dico. Allora, porco Dio, sto morendo di fame, fatemi bere almeno. Oh, ciao, X02NM. Mi stai fregando la tipa? Cosa? Cosa significa? Perché sa di cibo cinese, sa di spaghetti cinesi. Io voglio fare una roba un giorno, porco Dio, scordo. Siamo al matrimonio, cosa? No, ma che matrimonio, sta bella sta canzone, oh ragazzi. Allora, tutti quelli nuovi, imparate a apprezzare la musica rock, hard rock, soft rock, ma strumentale, o fusion rock, perché qua nel mio canale è la mia musica preferita. Mi ha tipo visto una foto in Muscle Beach, ho detto... la mia tipa ha visto una tua foto in Muscle Beach. Cos'è Muscle Beach? E boh, non so che gli è preso. Che cazzo? Ma cosa vuol dire? Sì, sto a te. Ma cosa vuol dire? Mi sono ricordato pure dei pischerini che corrono su Pacific. Oddio, i bambini di merda, sì. I bambini merdosi, sì. Nostalgia dell'anno scorso. No, troppo bella sta canzone, ma anche il limoncello. Io pagherei per avere quelli limoncelli lì. Comunque il Valdoglio l'abbiamo trovato. Il Valdoglio l'abbiamo trovato. Merda, sto morendo di fame. Ho visto la tua foto in cui uscivi dal Milano di Francia. Ah, visto. Ma che è, quindi? È pieno su Instagram. Sono troppo giovane per te, hai 17 anni. No, vecchio, dobbiamo sposarci. Io ne ho 18 comunque, non vorrei dire. Sta' attento al suo Instagram che si scrivono. Grazie, Triangle. Ah, puoi gentile descrizione, caro. Ragazzi, Ozzy Osbourne, me l'hai detto, Osbourne, sì, Ozzy, tanto roba, anche lui bravo. Sta zitto, palazzi, il nostro scopo è solo perdere tempo. Ok, il tizio, perché lo volevi sdrumare? Sdrumare, che termine? Oh, ma è finito di nuovo il timer. Ok, mi ha messo un po' di minuti, ok, piano. Qualcuno mi dia da mangiare. Qualcuno mi può dire, qualcuno mi dica un piatto buono. Qualcuno mi dica un piatto buono per farmi venire l'acquolina in bocca, che ho fame, voglio mangiare con la mente. Ok, voglio mangiare col cervello, anche se non posso mangiare ora. Qualcuno mi dica un piatto buono, un piatto che mi faccia arrapare tantissimo. Vi prego, fatemi vedere la voglia di cibo. Che già c'ho. Ditemi un piaccio. Spero che questo piatto piaccia a Barbieri. E spero che questo piatto piaccia pure a Cracco. E pure a Cannavacciuolo mi prenda il volo. Carbonara lasagna. Lasagna, altro che carbonara. Lasagna bolognese, ragazzi. Lasagna, porca puttana. Ragazzi, dovete dire lasagna bolognese, perché lasagna non va bene. O lasagna bolognese, perché la lasagna è stata fatta qui a Bologna, ok? Cercate di mettervelo in testa, ragazzi. Ne hai capito, mi prendi in giro perché hai un fisico colpito anche io. Lo ho, ma gli piace di più il tuo. Ma fammi vedere il tuo, Mister Alt, così lo compariamo se ti va. Buona la bruschetta. Bruschetta frutta.
Me la faccio. Me la faccio il boschetto dopo. Bella il finale di ste canzoni. Ok, no, no, basta, non mi devo perdere in chiacchiere. Le lasagne che ti fa la nonna. Le lasagne, porca troia, le lasagne, tanta roba. Bolognesi. Dove te lo mando? Dove? Su Instagram, dove vuoi. Ti ricordi, no, Dark Drift, che mi trovo a cantare sempre questa canzone. Silenzio. Fantastica, veramente una canzone eccelsa. Mamma mia, un bellissimo, bellissimo brano. Questo mi fa sentire proprio rilassato un casino. Questa, adesso ne metto un'altra che è molto bella anche questa. Ma questa però è cover. Vaffanculo. Gli affanculo. Tanto l'ho già avuto il cover. Dai, no, non la metto giusto per cuscini. Aspetta, adesso. No, giuro che ve lo dico, giuro che ve lo. Non picchiatemi. Sto per morire di fame. Ok, metto questa. Questa è la classica. Questa è musica classica. Sì, ti piacerebbe musica classica. Guarda, musica classica proprio. Si chiama rock strumentale, se permetti. Questa è tanta roba anche, questa è bella. Questa è. Si chiama Little Wings. Dei G3, dove c'è Joe Satriani, Steve Vai e Guthrie Govan. Ci potrebbe esporre motivazione della l'assidua voglia di sdrumare il soggetto in questione. Perché sdrumare? Allora, ce la facciamo, eh. Ora ce la faccio. Mi sta venendo un infarto, ragazzi. Allora, no, non ce la faccio. Sto per morire di fame, raga. Voglio un qualcosa da mangiare. Oddio. Ah, troppa fame, raga. Datemi qualcosa. Vedo se ho qualcosa nello zaino che mi è rimasto. Ti prego. Ah, qualcosina. Qualcosa. Dai, porco dio. Dai, fanculo, ma sei serio? Ecco, mi bevo il digenizzante, va. Dai, mangio una caramella, dai. Caramellina. Oddio. No, perché oggi stavo. No, veramente, oggi mi sono allenato e quando mi alleno, se non mangio muoio di fame. Mettiamo altri minuti. Ok, basta. Vado a vedere il tuo fisico, poi ti dico cosa ne penso. Oh, sto morendo, raga. Vediamo. Non ci credo che è il tuo fisico. No. Non ci credo che è il tuo fisico. Troppo sgranata. Non mi freghi, fratello. Non mi freghi. Non guardare il pacco. Non ci credo. Non mi freghi. Ma dai, scusami, frate, ma mi stai abbiamo bel culo. Una foto in 240, devo beccarmi. Ma dai, ma che dici? Con l'Apple poi, oh, Apple, tanta roba, telefono, tanta roba. No.
Non ti credo, fratello. Mi dici perché voglio picchiare quel tizio che così dorme tranquillo? Ok, allora. Devo. Prendo in me tutte le forze. Senti che canzone! È bellissima, eh? Scherzo, però dai. Allora. L'ho presa dal mio Insta. Ho i miei dubbi. Finalmente la scuola si è levata dai coglioni. Davvero? Grande! Buonasera, frate! Ciao Angry Mario, buonasera. Allora ragazzi, io praticamente... No però, no, no Palazzi. No, non posso dirlo oggi perché ci metto... No, devo lasciarvi con l'hype. Devo lasciarvi con l'hype. Oh, ve ne dico una, ok, ve ne dico una su tre. Ho avuto tre momenti in cui stavo per picchiare qualcuno, ok? Solo tre. Quindi ti lascerò con la suspense per la prossima volta, per le altre due, che ci metto più tempo per spiegarlo, ma non ce la faccio. Vedi? Cioè io inizio una cosa... Inizio una cosa, dico che la dico e poi mi perdo in altre cose. Parlo, converso. Cioè, veramente, potremmo stare delle ore semplicemente a parlare. È incredibile come io riesca. È assurdo, eh? Veramente assurdo. Se io avessi anche più spettatori, ti dico. Va, tranquillo, guarda. Oggi mi sono preso un infarto per la musica. Ma basta, è bellissima sta musica. Non ti prende gli infarti, devi godere. L'ho tagliata per far vedere che sia la faccia che la canta. Sì, va bene, forse. Comunque, dai, vuoi che te lo giudichi? Sì, sei definito. No, è una strana fisionomia degli addominali, però, secondo il mio parere. Ma sei definito. Più petto, amico mio, più petto. Però è buono, ovvio, è molto, molto più buono della media, insomma. Sì, molto buono, molto buono. Ma non ci credo che sei te. Quindi, la storia di Moncello mi garba. Boia. Ah, stavi sentendo? Ah, stavi sentendo? Dice meno motivo, cioè dice no. Allora, porco Dio, un minuto. Che è sta canzone? Bella. Allora, mancava... Ero a scuola. Ok, la prima volta. No, non è la prima volta. È tipo la seconda volta. Palazzi, ricordami per la prossima volta, che se no me lo scordo. Ero in classe con uno. Ok, non so perché, forse ero in un periodo in cui... Dici motivo e dammi... No, non ti metto mod. Franzi, ma quando finisci... Devo uscire da tele. No, puoi rimanere. Endox, posso farti rimanere. Ma questo significa che non ti abbonerai più in futuro? No, peccato. Speravo di sì. Comunque... Che due coglioni sto timer, oh. Ragazzi, davvero... Ero in classe, no? In seconda o prima o terza media, con una persona che mi spacciava il fumo, ok? No, non era lui, non mi spacciava il fumo. E, in poche parole, io ero in un periodo dove ero figo. No, non è che ero figo, ma mi sentivo figo, no? Perché tutti abbiamo avuto quel micro periodo. Io sì, ce l'ho avuto, ma è durato pochissimo e soprattutto era molto meno intenso che in altre persone. Ma tutti nella vita abbiamo quel periodo dove ci sentiamo fighi, no? Un po' più di altri periodi, no? Dove diciamo ti senti ribelle, che hai voglia di uscire, hai voglia di fare conoscenza, hai voglia di fare un po' le cose alla cazzo, eccetera. E sei un pochino uno sborino, un po' quello che... Uno sboroncino. E diciamo che se quel periodo di sboroncino dura poco nella tua vita, è un bene che ci sia, perché dura poco, sei felice in quel periodo, quindi provi delle nuove cose, ma è un bene che duri poco, perché se tu sei uno sborone per un grande periodo, per degli anni, dopo diventi un coglione di merda, un coglione del cazzo. Oggi mi stavi rubando la tipa, ma non è che te la volevo rubare, io te la voglio rubare anche adesso, quindi se te la rubo in futuro, non è che te la stavo al passato, capito? Sì, ti abbonerai, grande, ti amo, porca puttana, ti amo, Endox, su bella weppa. Finale sborrabile, parte 2. Finale sborrabile. Ho il vetro che siamo sui paesi del Vietnam. Devi ripagarmi, metti in modo. No! Palazzi, dovevi andare a dormire. Palazzi, adesso ci va. Aspetta. Aggiungo altri 2 minuti. 2 minuti. Mi fidavo di te. Sì. Allora, praticamente, ero in quel periodo lì dove mi sentivo un pochino altezzoso. No, mi sentivo un pochino altezzoso, un po' pretenzioso delle persone. Un pochino permaloso, così, un po' figo, un po' ribelle, figo, dai.
Niente, praticamente c'è questa persona qua che per prendermi in giro, perché ero più basso, molto più basso di lui. Lui era una stanga, era 1,80 m in prima media, una roba del genere, un seconda giù di lì. E io ero molto meno di adesso, quando sarò stato... Se ero, lui era un 80, io ero almeno 1,55, boh, 1,55 in prima media, può essere? 1,60 massimo, 1,60 massimo credo, massimo, proprio massimo. Sì, forse 1,60 ero. E niente, no, no, ma chi? No, prima media 1,60, no. No, no, prima media 1,60, no, no, assolutamente, cosa sto dicendo? Ma che? Ma che? Oh, ma sei impazzito? Ma che? Mio fratello sarà 1,40. Non mi ricordo, effettivamente. Vabbè, ero molto più basso di lui, ma non c'entra, questi sono dettagli. Niente, praticamente per prendermi in giro mi ha preso, no? Si è alzato. Mi ha preso... Boh, tipo, in braccio così, no? Mi ha preso in braccio così e mi ha... Non so cosa mi ha fatto, mi ha fatto un qualcosa, non stava prendendo in giro, non so. E lì io non è che avevo molta voglia di picchiarlo, ma non è che l'ho fatto. Cioè, diciamo, ho cercato di dimenarmi un po', tirandogli un po' di calci sulla pancia, giù di lì. Poi è entrata la prof e niente, mi ha messo giù. Ma ero incazzato, cioè, ero molto incazzato, non so perché. Ma, cioè, ero incazzato per una cosa inutile. E infatti, ecco perché si spiega, ero nel periodo, diciamo, dove ero lo sborone. È il periodo sboro nella mia vita, capito? Niente, questa è la prima volta in cui ho voluto picchiare qualcuno. No, la seconda volta. Ma la prima e la terza sono molto più interessanti di queste. Quindi... quindi niente, ricordatemi per la prossima live, che ve lo dirò in prossima live. Per oggi finiamo qua, dai, che cazzo, finiamo qua. Niente modo per far giocare gli altri. No. No, no, no. Sembriamo negli anni 70, perché? Che perché anni 70, scusa, non ho capito, da cosa? Ma tutti i model, sì, appunto. Perché dici... Perché dici anni 70, Mattia? Io gli ultimi anni superiori mi sono menato col prof... Col prof? Ma cosa stai dicendo? L'unico vero mod è Palazzi. Senti il canzone. Bella. Bella. Ecco, già 7 anni, il mio preferito. Mi serate mod, forse, dai. Ciao Francia, belle live come tutte le altre. Grazie Narciso. Grazie mille, buonanotte se vai. 93 like. Ah, sei messo 93? No, 96 siamo. Siamo 96. No, 97. Ci arriviamo a 100 prima di finire la live? 100, raga. Mi si arriva a 100? Palazzi mod supremo. Palazzi rimane sempre il mod supremo. Palazzi, tutti vogliono essere mod. Vuoi anche te essere mod? Endox, Svella Weppa. Svella Weppa. Sarai sempre il top, Svella Weppa come nome. Anche Palazzi non scherza. Oh, sai che? Palazzi, l'altro giorno ho visto mio zio, no? Ho visto mio zio, quello che saluti sempre. E mi si è ricordato di te. Mi ha parlato, mi ha detto che quando andrò in vacanza vuole prendere anche te. Sì. Passa e ti prende. 99? No, io ne vedo 96, perché? No, ne vedo 96 di like. Uè, siamo 96, raga, non siamo 90. C'è scritto qualcuno? Oh, grazie, Tony Tenny. Perché c'è scritto ora? Grazie, Tony Tenny. Oh, cazzo, è partito. Filo che hai in mano, rispetto per chi se lo ricorda. Mi urta la musica rock soft. Te stai male. Palazzi ultra supremo. Concordo. Ma andrebbe bene. Endox non ha più il cipollino. Cosa? No, Endox. Allora, niente. 97. Vabbè, finiamo con 97. Speravo di arrivare a 100, ma niente male. 97, cavolo. Aia, dio, merda. Stiamo scherzando. Io ne vedo. Sì, siamo 97. Tuo zio è il top. Ciao Mara, finisco adesso la live, scusami. Allora ragazzi, grazie mille per quelli che sono rimasti. Regalo a tutti, è stata una live molto carina. Regalo a tutti, siccome è stata più carina del solito, 200 invece che 100 dei soliti. 903, dai, 300, oggi voglio essere gentile. È finita la scuola? È finita la scuola? 500 francocoin a tutti.
Come sono? Generoso o non sono generoso? Siamo a 98, grazie alla mia tipa. Grazie tipa di Mr. Alt, grazie tipa di Mr. Alt. Grazie mille. Ti tromberei dalla notte alla sera. Quindi dura poco, dalla notte alla sera saranno 2-3 ore, giù di lì. Invece dalla mattina alla sera dura... Ma è un poco più surreale dire dalla mattina alla sera invece che dalla notte alla sera, capisci? Sono più realista io, quindi... Dai, sto scherzando. Grazie del like. Brancio pazzo sgravato. Notte palazzi, buonanotte, buonanotte a tutti. Ragazzi, finiamo la live tra 10-15 secondi. Ragazzi, grazie mille per essere stati qua con me. Fantastico. Grazie mille per essere rimasti fino alla fine, per chi è rimasto. Vi voglio bene, grazie mille per l'abbonamento. Tortellini bolognesi, sì, tortellini. Ora smette, però va bene, un secondo di prova. Cioè, ecco, cioè. Ecco. Non esageriamo perché sennò te la rubo davvero la ragazza. Trancio pazzo. Ragazzi, grazie mille, ci sentiamo. Ricordatevi, per gli abbonati, domani nuovo video, ok? Solo per gli abbonati. Restate in sintonia. Domani, massimo domani l'altro, ok? Ragazzi, buonanotte a tutti. Dal vostro Frangio 50. Ciao ragazzi. Vado a mangiare il castomare.